Di recente, scienziati cinesi hanno fatto una scoperta curiosa sulla Luna, uno strano cristallo. Non solo, hanno anche scoperto che questo cristallo contiene un elemento capace di sostituire il combustibile nucleare. Vediamo un po'. Per molto tempo la composizione della Luna è stata un mistero per noi. Mezzo secolo è già passato dall'ultima missione Apollo e da allora non siamo più tornati a metter piede sulla Luna, cosa che ha reso più difficili ulteriori studi diretti. Però ecco che di recente qualcosa è successo. Nel dicembre del 2020 la Cina ha inviato sulla Luna la sua sonda Chang'e 5. La missione è stata chiamata così in onore dell'antica divinità lunare cinese Chang'e. Poetico, vero? La sonda è arrivata senza intoppi sul lato della Luna rivolto verso di noi e per qualche giorno ha raccolto campioni di suolo lunare, per poi fare ritorno a casa. In tutto ha raccolto quasi 2 kg di rocce lunari, tra cui il basalto, ovvero lava solidificata. Detta così non sembra nulla di eccezionale, forse, ma in realtà si tratta di una grande impresa. L'ultimo campione di suolo lunare era stato raccolto nel 1976. I campioni di suolo lunare sono molto importanti anche per capire la storia del nostro pianeta. E ci hanno dato la risposta alla domanda: come si è formata la Luna? Prima giravano numerose ipotesi, ma nessuna supportata da prove fisiche a conferma. Grazie alle missioni lunari e a ingegnose simulazioni al computer, ora finalmente gli scienziati sanno tutto. La Luna è nata quando un pianetino vagante si è scontrato con un'ancora giovanissima Terra, miliardi di anni fa. Quel pianeta era poco più piccolo di Marte. I frammenti del nostro pianeta sono rimasti in gran parte nell'orbita terrestre e col tempo si sono addensati insieme, formando la Luna. Suona catastrofico, ma in realtà la Luna è stata un vero e proprio dono per il nostro pianeta. Se non fosse per il nostro splendido satellite naturale, i nostri oceani sarebbero ancora piccole pozze d'acqua e la vita sulla Terra non sarebbe apparsa. Già questa è una scoperta straordinaria, ma non è l'unica. Studiando i campioni raccolti dalla loro sonda, gli scienziati cinesi hanno scoperto qualcosa di insolito. Un raro cristallo lunare. Non sembra granché, dici? Giusto un minuscolo cristallo trasparente dallo spessore di un capello umano? A dire il vero, questi cristalli li avevamo già trovati sulla Luna. Sono il risultato di antica attività vulcanica, proprio come alcuni granati comuni qui sulla Terra. Quindi, sì, questi cristalli ci indicano che sulla Luna c'era attività vulcanica, qualcosa come 1,2 miliardi di anni fa. Sono cristalli rimasti intatti per oltre un miliardo di anni. Ma non è questa la cosa più importante. Quel che è importante è il materiale di cui sono fatti i cristalli, un materiale mai visto prima. I ricercatori dell'Associazione Mineralogica Internazionale hanno confermato che la composizione di questo materiale non esiste qui sul nostro pianeta. Il cristallo è stato denominato Chang'e, sempre in onore dell'antica divinità cinese. Non si tratta di un'impresa da poco. È la sesta volta che scopriamo un minerale lunare assente qui sulla Terra ed è la prima volta che viene scoperto da una missione cinese. La Cina è quindi la terza nazione nella storia a scoprire qualcosa di nuovo sulla Luna. Questo minuscolo cristallo non è poi l'unica scoperta incredibile fatta dalla sonda Chang'e. Studiando questo minerale e altri 140.000 frammenti di suolo, gli scienziati hanno trovato tracce di elio 3. Che cos'è e perché è importante? È un rarissimo isotopo, uno degli elementi che alimentano le stelle, come il nostro Sole. Tendiamo a dire frasi tipo «come brilla il Sole» o «come brucia il Sole». Questo perché tendiamo a credere che il Sole non sia altro che una enorme sfera infuocata. Ma non è così semplice. Il Sole, come tutte le stelle, non brucia, bensì mette in atto un processo di fusione nucleare. Di per sé il processo è piuttosto semplice. Durante la reazione l'idrogeno si trasforma in elio. Semplice a dirsi, ma in realtà si tratta di uno dei più violenti processi chimici e nucleari esistenti in natura. Dentro il Sole c'è un vero brodo bollente di particelle. I nuclei di idrogeno continuano a respingersi violentemente tra di loro perché hanno tutti carica positiva. Lasciati da soli, continuerebbero a corrersi incontro e a respingersi senza dar fastidio a nessuno, ma questi si trovano dentro una stella.
Le stelle hanno massa enorme e perciò anche una enorme forza di gravità che cattura e schiaccia miliardi e miliardi di questi atomi tutti insieme. Combinati così, gli atomi finiscono per formare nuovi elementi più pesanti, come l'elio, appunto. Quando succede, l'energia che rilasciano viene espulsa nel cosmo. Ecco perché il Sole brucia. L'energia che rilascia è al di là della nostra immaginazione. Ok, ma cos'è l'elio 3? Dunque, è un elemento a cui persino il Sole direbbe: «Wow, amico, cerca di darti una calmata!» La fusione degli atomi di elio 3 rilascia persino più energia di una normale fusione nucleare. Ma soprattutto non inquina l'atmosfera con chissà quante pericolose radiazioni. L'elio 3 sulla Terra è raro, anzi rarissimo. È presente nella nostra atmosfera in quantità di 1 su 1 milione. Inoltre cerca sempre di scappar via verso lo spazio. Forse il nostro pianeta non gli va tanto a genio? Chissà. Comunque gli scienziati hanno finalmente trovato un luogo in cui si trova tanto elio 3. Ed è, esatto, hai indovinato, la nostra Luna. Probabilmente c'è così tanto elio 3 sulla Luna rispetto alla Terra perché il nostro satellite è più esposto ai venti solari. Il Sole ha investito la Luna con le sue radiazioni per miliardi di anni, quindi l'elio 3 è dovunque sul suolo lunare. Non così tanto come, ad esempio, su Giove e Saturno. Ma ricorda quanta energia può produrre. Per intenderci, con sole 25 tonnellate di elio 3 potremmo produrre energia sufficiente per l'intera America e per un anno intero. Sulla Terra ne esistono circa 35.000 tonnellate e sulla Luna si stima ce ne sia più di 1 milione di tonnellate. Quanto basta per dare energia alla Terra per secoli. Insomma, in futuro l'elio 3 potrebbe essere un nuovo tipo di combustibile, molto più efficiente delle attuali centrali nucleari in tutto e per tutto. L'elio 3 non lascia pericolose scorie radioattive, produce più energia e senza pericoli. In altre parole, sarebbe un combustibile pulito, sicuro per l'ambiente e rivoluzionerebbe lo sviluppo umano. Non male, eh? Beh, che aspettano allora a raccoglierlo? Ti starai chiedendo. Già, c'è solo un piccolo problema. L'elio 3 è prodotto dalla fusione nucleare nelle stelle e nulla qui sul nostro pianeta si avvicina alle pazzesche temperature e pressioni di una stella. Ci vorrebbe un reattore termonucleare se solo scoprissimo come costruirne uno. Inoltre, pur riuscendo a produrre abbastanza calore per ottenere la pressione necessaria, non abbiamo idea di come raccogliere correttamente l'elio 3. Potremmo produrre quanto ne vuoi, all'infinito, ma non riusciremmo a usarlo in alcun modo. Le potenzialità dell'elio 3 sono comunque note e già adesso in molti paesi si sta mettendo in moto una nuova corsa verso la Luna. Grazie alla scoperta della sonda Chang'e, sappiamo dove si trova un deposito di elio 3, quindi il sito è lì in attesa di essere raggiunto. La Cina, ad esempio, ha già in piano una nuova missione lunare per il 2024, la Chang'e 6. Lo scopo della missione sarà di raccogliere altri campioni di suolo dal lato oscuro della Luna. Come vedi, questi cristalli lunari sono di grande importanza per tutti noi. Potrebbero aiutarci a produrre con successo l'elio 3. Se dovessimo riuscirci, l'umanità entrerebbe in un'era tutta nuova. Ma prima, naturalmente, vanno risolti numerosi problemi. Come riportare abbastanza cristalli lunari sulla Terra? Come usarli per produrre energia? E via dicendo. Naturalmente la scienza prima o poi riuscirà a risolvere questi problemi e darci energia pulita, sicura e illimitata. Ok, rinuncio ufficialmente alla speranza che la Luna sia fatta di formaggio. No, nemmeno di Emmental. La lucente sfera lunare, o una banana o la metà di una moneta a seconda della fase in cui si trova, ha diversi strati al suo interno, proprio come la Terra. Uno di questi strati è il nucleo interno. Circa 20 anni fa, gli scienziati osservarono la rotazione della Luna. Utilizzando quei dati, conclusero che aveva un nucleo esterno fluido. Ma il nucleo interno era difficile da studiare, quindi non si sapeva se fosse solido come una roccia o liquido fuso. Ma ora le cose sono più chiare. Gli astronomi hanno raccolto dati da diverse missioni, tra cui quella Apollo, in cui gli astronauti andarono sulla Luna e raccolsero essi stessi informazioni. Inoltre hanno utilizzato dati sismici, studiando come le onde sonore si muovono attraverso le cose. Prendiamo ad esempio i terremoti sul nostro pianeta. Quando si verifica un terremoto, si creano onde che attraversano il terreno. Gli scienziati possono rilevare e analizzare queste onde per sapere di più dell'interno della Terra. La stessa idea può essere applicata ad altri oggetti del nostro sistema solare, come i pianeti o la Luna.
quando si verificano dei terremoti, generano onde sonore. Ascoltando e studiando attentamente queste onde, gli scienziati possono creare una mappa dettagliata dell'interno dell'oggetto su cui si verificano. Possono individuarne i diversi strati, capire di cosa sono fatti e come sono disposti. Per controllare il nucleo della Luna, gli scienziati hanno utilizzato anche il metodo del laser ranging. Questo metodo misura con estrema precisione la distanza tra la superficie della Terra e quella della Luna. Così si è scoperto che il nucleo interno del nostro satellite è una palla densa e solida fatta di ferro, proprio come quello della Terra. È largo circa 500 km, cioè quasi il 15% delle dimensioni dell'intera Luna. I ricercatori si sono anche imbattuti in prove che supportano la teoria secondo cui lo strato tra la superficie della Luna e il suo nucleo, chiamato mantello, si è mosso nel corso del tempo. Questo movimento è chiamato ribaltamento del mantello lunare e potrebbe spiegare perché troviamo elementi ricchi di ferro sulla superficie lunare. Il materiale del mantello viene trasportato verso l'alto. La roccia vulcanica rimane nella crosta lunare. Alcuni dei materiali contenuti in questa roccia sono troppo densi, quindi sprofondano attraverso il materiale più leggero della crosta fino al confine tra nucleo e mantello. È come un ciclo in cui il materiale del mantello lunare sale durante l'attività vulcanica, trasporta elementi ricchi di ferro in superficie e poi sprofonda di nuovo verso il basso. C'è un altro mistero che gli scienziati stanno cercando di risolvere. Cosa ha causato l'indebolimento e la quasi scomparsa del campo magnetico della Luna nel corso del tempo? Sembra che ora che conosciamo il nucleo di ferro e il ribaltamento del mantello potremmo ottenere maggiori risposte sul campo magnetico della Luna. Sapere come è fatto il nucleo interno può aiutarci a capire meglio la storia della Luna e dell'intero sistema solare. Una delle teorie ampiamente accettate sull'origine della Luna prevede una collisione massiccia tra la Terra, i suoi inizi e un altro misterioso oggetto del sistema solare. È la cosiddetta teoria del grande impatto. Questa collisione è stata così forte da strappare via un grosso pezzo della Terra. Per capirci, se accostassi un nichelino americano a un pisello, potresti farti un'idea di quanto sia grande il nostro pianeta rispetto alla Luna. Questo pezzo è stato poi mandato in orbita intorno al nostro pianeta. Ciò potrebbe essere avvenuto circa 95 milioni di anni dopo la formazione del nostro sistema solare. L'oggetto che si è scontrato con la Terra potrebbe aver avuto una massa pari a circa il 10% di quella del nostro pianeta e una dimensione pari a quella di Marte. È logico, la Terra e la Luna hanno composizioni simili, dopo tutto. Naturalmente ci sono altre idee su come si sia formata la Luna. Una sostiene che la forza gravitazionale del nostro pianeta l'abbia catturata. Ciò significa che la Luna era solo un oggetto che passava innocentemente vicino a noi, quando improvvisamente è stata attratta e trascinata nell'orbita della Terra. C'è persino l'ipotesi che la Terra abbia rubato la Luna a Venere. Quindi sì, la Luna e la Terra sono simili per quanto riguarda le rocce e alcuni minerali. Ma la Luna non ha la stessa atmosfera del nostro pianeta. La sua atmosfera è sottile e consiste in alcuni gas che includono potassio e sodio, cosa che non si trova nell'atmosfera di Marte, Venere o Terra. Inoltre le rocce della Luna non contengono acqua, ma questo non significa che lassù non ce ne sia affatto. Molto tempo fa, nel XVII secolo, degli astronomi videro delle grandi macchie scure sulla superficie della Luna. Uno di questi astronomi, Michael Van Langren, pensò che queste macchie somigliassero a oceani, così le chiamò Maria, che in latino significa mari. Anche altri astronomi hanno poi realizzato mappe della Luna usando il termine Maria per descrivere queste macchie scure. Per esempio il Mare Tranquillitatis, che significa Mare della Tranquillità, dove l'Apollo 11 ha toccato Terra. Ma sembra che queste macchie scure non siano oceani. Sono pianure fatte di lava indurita, eruttata molto tempo fa. Queste eruzioni vulcaniche hanno lasciato dietro di sé aree lisce e piatte, chiamate pianure di basalto. Alla fine del 1800, l'osservatore William Pickering studiò la Luna e scoprì che non aveva atmosfera. Senza atmosfera non ci sono nuvole né aria che impediscano all'acqua di evaporare. Gli scienziati pensarono quindi che l'acqua presente sulla Luna sarebbe scomparsa subito. Credevano che la Luna fosse completamente secca. Ma nel 1961 un fisico, Kenneth Watson, ebbe un'idea diversa. Fece notare che poteva esserci acqua sulla Luna in aree speciali chiamate regioni permanentemente in ombra. Si tratta di punti della Luna in cui non splende il Sole e in cui, quindi, del ghiaccio d'acqua potrebbe esistere, perché si tratta di zone estremamente fredde, dove non evapora. Ma quando gli astronauti delle missioni Apollo andarono sulla Luna, riportarono campioni di suolo. E gli scienziati non vi trovarono alcuna traccia di acqua. Così tutti tornarono a pensare che la Luna fosse completamente asciutta. Negli anni 90 la NASA si concentrò su questi crateri in ombra e trovò alte concentrazioni di idrogeno, il che significava che poteva esserci del ghiaccio ai poli della Luna. Non ne erano ancora certi, così continuarono a scavare e, dopo un po', trovarono l'idrogeno intrappolato in minuscole perle di vetro vulcanico. Poiché oggi non ci sono vulcani attivi sulla Luna, ciò significa che probabilmente l'acqua era presente sulla Luna quando questi vulcani eruttarono molto tempo fa.
potrebbe esserci stata molta più acqua agli albori. Nel 2020, la missione Sophia della NASA ci ha mostrato ciò che stavamo cercando da molto tempo. Dopotutto, l'acqua sulla Luna c'è. Si è scoperto che l'acqua è nascosta nei grani di polvere lunare o si attacca alla superficie nelle aree illuminate dal Sole. Quindi non ci sono oceani come sulla Terra, ma almeno qualche residuo. Ma la domanda rimane, come ha fatto l'acqua ad arrivare lì? Sembra che la Luna abbia avuto una storia caotica all'epoca della sua formazione, come probabilmente la maggior parte dei pianeti e delle lune del nostro sistema solare. Ci sono prove che l'acqua sia arrivata da comete che hanno colpito la sua superficie in passato, o forse continua ad arrivare da quelle che stanno sbattendo contro la Luna proprio adesso. Micrometeoriti ghiacciati si scontrano con la superficie della Luna e le polveri interagiscono con il vento solare. Ma siamo in attesa di saperne di più. Perché, come tutti sappiamo, quando si parla di acqua, si parla anche di vita. Ecco perché vogliamo sapere di più, ad esempio, di tutto quel ghiaccio nascosto nei crateri polari della Luna. Forse può insegnarci come si è sviluppata la vita sulla Terra. Forse le comete hanno portato qui tutti gli elementi necessari. E se ci fossero alcuni di questi elementi anche nel ghiaccio della Luna? Hai mai visto l'altro lato della Luna? Ah, ci sei cascato? Ovviamente no, è impossibile, ma forse l'hai visto in foto. In tal caso, ti sei mai chiesto perché i due lati sembrano così diversi? Dunque, lascia che te lo spieghi. Non possiamo vedere l'altro lato della Luna. Molte persone credono che ciò sia dovuto al fatto che la Luna non ruota attorno al proprio asse, ma non è così. La Luna ruota. Lo fa semplicemente alla stessa velocità della sua orbita. Questo è un caso particolare chiamato rotazione sincrona. La prima volta che abbiamo visto il lato opposto è stato nel 1959, grazie alle missioni sovietiche sulla Luna e poi grazie al programma Apollo degli Stati Uniti. Successivamente, quando Luna 3 e altri veicoli spaziali hanno trasmesso le prime immagini dell'altro lato, si è visto un emisfero molto più craterizzato, che assomigliava più a Mercurio o a Callisto, la Luna di Giove. Era completamente diversa da quello a cui eravamo abituati, ed è allora che abbiamo imparato com'è dall'altra parte. No, sul serio, guarda! Il lato più vicino ha una crosta più sottile e liscia. Queste bellissime macchie scure sono chiamate mari, gli ultimi resti di antiche colate laviche. E quando dico antiche, lo intendo davvero. Hanno più di 3 miliardi di anni. Nel frattempo, la crosta dell'altro lato è più spessa e piena di crateri. I flussi di lava non hanno avuto quasi alcun effetto su questi crateri da impatto e non ci sono nemmeno mari in larga scala. L'aspetto sembra quasi come il formaggio Emmental. Ad essere sincero, non sei d'accordo sul fatto che il lato più vicino sia molto più bello? Faccelo sapere nei commenti. Dunque, soltanto 50 anni fa abbiamo visto queste differenze per la prima volta. Ma poi gli scienziati hanno scoperto qualcosa di strano. Entrambe le parti sono diverse, anche nella composizione geochimica. E non solo. Il lato più vicino è più sottile del lato opposto di parecchi chilometri. Ma perché ci sono delle differenze così significative su una normale palla di pietra galleggiante? Per gli scienziati era un vero mistero. Hanno iniziato a elaborare molte teorie. Per un po' quella che andava forte era la teoria della Luna fusa. Affermava che era colpa della Terra. Questo perché la Luna sarebbe nata a causa di una collisione molti miliardi di anni fa. Un giorno un oggetto delle dimensioni di Marte si schiantò sulla Terra. In quell'istante si staccò un pezzo, che in seguito divenne la Luna. Questo pezzo era 15 volte più vicino alla Terra di quanto non lo sia ora. Alcuni artisti hanno creato delle immagini di questa Luna giovane. A differenza della graziosa pallina bianca di oggi, la Luna era una pallina scarlatta bollente. Questo pezzo non ci ha mai abbandonato, ma si bloccò marealmente con la Terra. Dopo la collisione, la Terra era ancora un inferno incandescente, pieno di fuoco e lava. Ribolliva a una temperatura di 2480 gradi centigradi. E poiché la Luna è sempre stata rivolta verso di noi da un solo lato, questo lato si è un po' sciolto. Questo spiegherebbe perché la superficie lunare, il cosiddetto mantello, è più sottile sul lato più vicino a noi. Durante l'ebollizione della Terra, alcuni elementi evaporarono e si stabilirono sulla Luna. Ciò spiegherebbe la differenza nella composizione geochimica tra i due lati. Ma c'era un buco nella trama di questa teoria. Se questo fosse veramente successo, allora da dove vengono gli elementi chimici rari ed estranei? Come isotopi insoliti di fosforo, potassio o tungsteno? La Luna ne è piena e non possono provenire dalla Terra?
C'erano anche altre teorie. Un'altra diceva che inizialmente c'erano due piccole lune, poi si sono fuse in una grande, da qui la differenza nella composizione. Ma questa teoria suona un po' folle e c'è un bel buco nella trama. Ad esempio, la transizione tra i due lati è troppo soave. Se la nostra luna fosse in realtà formata da due piccole lune, questa transizione sarebbe più brusca. Quindi gli scienziati non erano poi tanto convinti di questa teoria. Ma recentemente hanno finalmente capito cos'è successo realmente alla luna. Tutto grazie agli Orbiter Grail della NASA. Hanno trascorso più di un anno a sfrecciare intorno alla luna, mappandola e studiandone la composizione. Grazie a questi dati, gli scienziati hanno creato circa 360 simulazioni al computer. Contenevano diversi oggetti di impatto di molte dimensioni che viaggiavano a velocità diverse. Gli scienziati hanno confrontato i risultati con la Luna di adesso. Hanno cercato di determinare quale risultato fosse il più vicino a quello che abbiamo oggi. E così hanno finalmente risolto questo mistero durato ben 50 anni. La risposta sta in una collisione con un pianeta nano. Questa collisione è avvenuta 4,3 miliardi di anni fa. Questo enorme oggetto era leggermente più grande di Cerere. Per chi non lo sapesse, Cerere è uno dei pianeti nani del nostro sistema solare. Il suo diametro è di 933 chilometri. Si potrebbe dire che è grande quanto la Francia e la Germania messe insieme. Quindi, questo oggetto si è schiantato sulla Luna, da qualche parte vicino al Polo Sud. Questa collisione fu così forte che cambiò per sempre la Luna. Lasciò una scia di 5630 km. Ci vorrebbero circa 14 ore di volo in aereo per percorrere questa distanza. Questo cratere coprì tutto il lato più visibile della Luna. Causò anche danni al suo mantello e creò il cosiddetto bacino di Aitken, o bacino Spa. Questo è un cratere da impatto che ha un diametro di 2570 km. Sarebbe come il Regno Unito e la Germania messi insieme. È importante però, perché questa formazione è stato un evento determinante nella storia della Luna ed è il secondo cratere da impatto più grande del Sistema Solare. La collisione causò anche la diffusione di una potente ondata di caldo sulla Luna. Questa ondata si è sparsa sui resti di quei rari minerali caldi che gli scienziati hanno trovato sul lato più vicino a noi. Ed è anche così che questa parte divenne la casa per qualcosa chiamato Procellarum Cryptorrane, o PKT in breve. È fondamentalmente un'anomalia compositiva, una concentrazione di potassio, fosforo e altri elementi rari come il torio. In pratica questi minerali sono un dono dello spazio profondo. Ad ogni modo, ci sono state molte, e intendo molte, collisioni nella storia della Luna, e tutte resero questo grande cratere ancora più grande. Ecco che il mantello sul lato più vicino a noi divenne sempre più sottile nel corso degli anni. Inoltre, questi minerali emanavano molto calore, quindi il mantello si sciolse sempre più e più. Ops, questo causò accidentalmente il risveglio dei vulcani lunari. L'attività vulcanica aumentò sul lato più vicino a noi. Intense colate laviche riempirono i vecchi crateri vuoti. Ta-da! Così nacque il bellissimo mare lunare. Ed è così che andò. Tutte queste informazioni furono raccolte grazie ai ricercatori di Brown, Purdue, Stanford University e JPL della NASA. La ricerca fu pubblicata sul Journal of Geophysical Research Planets, quindi se l'argomento ti interessa puoi leggerlo in modo più dettagliato. Ci sono ancora molte cose che dobbiamo imparare sulla Luna. La priorità più alta è la missione di ritorno dal Polo Sud, il bacino di Aitken. I campioni prelevati verranno utilizzati per determinare l'età della Luna, la sua storia e la natura della crosta e del mantello. Altro obiettivo critico è il Mare Moscoviense. Questo è il nome di una vasta pianura lavica sul lato opposto della Luna. Studiarlo ci aiuterà a capire meglio la differenza tra i due lati, oltre a dirci come si è formato l'altro lato. Tutta questa conoscenza è significativa per comprendere la storia della Luna, ma è anche utile per l'esplorazione dello spazio in generale. Gli scienziati usano la Luna come punto di riferimento per determinare l'età di altri pianeti e mondi interi nello spazio profondo. La Luna ci aiuta a determinare la cronologia della vita dell'intero sistema solare. Ci auguriamo che presto ci siano nuove ed entusiasmanti ricerche e scoperte. All'epoca delle missioni Apollo, gli astronauti di ritorno dalla Luna dissero che la polvere sabbiosa che ricopre il suolo del nostro satellite aveva un peculiare odore e sapore. Sì, l'hanno assaggiata. Un odore di polvere da sparo. Ovviamente non c'è polvere da sparo sulla Luna. La polvere lunare è composta in gran parte di silice, risultato degli impatti meteoritici.
Le meteore che colpiscono la superficie lunare a grandissima velocità riscaldano la temperatura del suolo, trasformandolo praticamente in vetro. L'impatto però polverizza tutto ciò che colpisce, creando quella sottile polvere grigia. Per il resto la polvere lunare è composta di ferro, calcio e magnesio. La polvere da sparo invece consiste per lo più di salnitro, carbone e zolfo. Ma allora perché la polvere lunare ha un odore simile alla polvere da sparo? Non solo, perché una volta riportati dei campioni sulla Terra, la polvere lunare non aveva alcun odore? Una possibile spiegazione è che la Luna somiglia in un certo senso ai nostri deserti sabbiosi come il Sahara, secco e arido. Annusando l'aria nel deserto si nota subito che non ha alcun odore. Ma se per caso dovesse piovere, ecco che l'acqua e l'umidità solleveranno ogni sorta di odori dal terreno, prima intrappolati nella sabbia. Stessa cosa forse con la polvere lunare. Portata qui sul nostro pianeta non aveva più alcun odore, tra l'altro gli astronauti non possono annusare nulla da dentro il loro casco spaziale. Dentro il modulo lunare, però, l'umidità era entrata in contatto con i campioni di polvere, creando quello strano odore. Un'altra ragione potrebbe essere la reazione della polvere lunare esposta alle particelle ionizzate del vento solare. Le particelle colpiscono la superficie della Luna di continuo, perché il nostro satellite non ha atmosfera, quindi nessuna protezione dal vento solare. Le particelle sono leggerissime, possono volare via ed evaporare al minimo movimento di superficie. Quando gli astronauti portarono campioni di suolo lunare sul loro modulo, le particelle ionizzate iniziarono a muoversi, forse causando quell'odore. Il che spiegherebbe anche come mai i campioni abbiano poi perduto il loro odore. Leggere come sono, le particelle sono volate via dai campioni quando erano ancora nel modulo lunare. Spostati poi in contenitori isolati a vuoto, gli ioni ormai erano andati via tutti. Ma attenzione, quei contenitori forse non erano del tutto sigillati. La polvere lunare è fatta in pratica di piccolissimi cristalli dai bordi affilati. Forse i cristalli hanno creato microscopici tagli nei contenitori, facendo entrare aria e umidità e facendo fuoriuscire le particelle ionizzate. Sarà necessario studiare a fondo la polvere direttamente sulla Luna per capire meglio le sue proprietà. La superficie lunare è letteralmente costellata di crateri da impatto, ma uno in particolare ha attirato l'attenzione degli scienziati. Più che un cratere da impatto, somiglia a un tubo, un ingresso a qualche sistema di caverne nel sottosuolo lunare. Gli scienziati hanno rilevato una precisa eco che suggerisce come il suolo al di sotto sia cavo. La stessa eco è stata rilevata anche in altre posizioni vicine al cratere, quindi è possibile che vi siano sistemi di gallerie. Il cratere è largo quanto un intero campo da calcio. Può darsi che sotto la superficie della Luna ci sia un intero paese delle meraviglie, un possibile rifugio sicuro per gli astronauti o magari un attracco per future colonie lunari. Nessuno è mai rimasto sulla Luna per più di 3 giorni a causa delle condizioni a dir poco ostili del nostro satellite. Estrema escursione termica, atmosfera quasi assente e nessun campo magnetico a proteggerci dalle micidiali radiazioni solari. Gli astronauti indossano tute protettive, ma la protezione dura solo pochi giorni. Un tunnel sotterraneo sarebbe quindi ideale, come i tunnel di lava creati dai flussi di magma ormai spenti nel sottosuolo terrestre. Quando la lava scorre e poi si ferma, il tunnel pian piano si svuota e diventa cavo. Sul nostro pianeta ce ne sono molti, ma nessuno grande come il tunnel individuato sotto quel cratere lunare. Nel 1178, quando io non c'ero ancora, 5 testimoni in Inghilterra riferiscono di aver visto la Luna spaccarsi in 2, a partire dall'alto. Sì, era in fase di luna crescente durante l'evento. La spaccatura si allargò e ne fuoriuscirono fuoco e fiamme. Il monaco che tramandò l'evento nelle sue cronache scrisse di fiamme incandescenti sputate fuori con carboni ardenti e scintille. La luna poi cominciò a tremare e a pulsare, si fermò e assunse una tonalità un po' più scura. L'evento restò dimenticato finché, a metà del XX secolo, catturò l'attenzione di alcuni scienziati. Questi ultimi lessero la cronaca e capirono che la spaccatura descritta nel libro corrispondeva a un enorme cratere lunare, largo almeno 22 chilometri. Un cratere simile può essere opera solo dell'impatto di un grande asteroide. Investigando più a fondo, gli studiosi confermarono che il cratere in questione era molto recente in termini astronomici. Risaliva appunto a circa 800 anni prima. In quel caso però ci sarebbero stati anche milioni di frammenti dell'impatto precipitati sulla Terra. La gente avrebbe assistito a una spettacolare pioggia di meteore. Le stelle cadenti nel cielo sarebbero rimaste impresse nella memoria e nelle cronache dell'epoca. Invece pare non sia accaduto nulla.
Per questo altri scienziati ritengono che quel cratere sia molto più antico. La teoria più accreditata e verosimile l'ho data tra 1 e 10 milioni di anni fa. Se fosse davvero apparso solo 800 anni fa, la superficie della Luna intorno al cratere sarebbe ancora molto più calda di quanto sia adesso. Ma allora, cos'è accaduto davvero nel lontanissimo 1178? Probabilmente i testimoni furono solo molto fortunati nell'alzare gli occhi al cielo mentre un asteroide veniva incenerito nella nostra atmosfera. Lo spettacolo fu senza dubbio impressionante e, visto da una certa angolazione, venne scambiato come un'improbabile esplosione della Luna. Questo spiegherebbe anche come mai così poche persone riferiscono dell'evento. L'angolazione giusta era ristretta ad appena pochi chilometri. Tornando sulla Luna, di recente sono state scoperte tracce di acqua e di ossigeno. L'acqua è stata forse portata sul nostro satellite dagli asteroidi precipitati sulla sua superficie, i quali non di rado trasportano preziose molecole di H2O. Possibile quindi che qualche traccia sia rimasta dopo l'impatto. Naturalmente l'acqua è pochissima, ce n'è di più nel Sahara che sull'intera superficie lunare. L'ossigeno invece è molto rarefatto, il che significa che non è ancora possibile per noi respirare sulla Luna. Tutto a causa del vento solare. Onde di energia disperse dal Sole ad altissima velocità e capaci di portar via molecole di ossigeno dalla nostra stratosfera, lontano nello spazio. Alcune di queste molecole hanno alla fine raggiunto la Luna, il che spiega anche un fenomeno molto curioso. La Luna si sta arrugginendo. Sul suolo lunare c'è molto ferro che, come si sa, esposto all'ossigeno e all'acqua, arrugginisce. Alcune zone sulla Luna appaiono già ora leggermente più rosse di altre. Sono quelle in cui vi è la più alta concentrazione di queste molecole. Se il processo dovesse continuare, in un futuro remotissimo la Luna assomiglierà a Marte, colorata di rosso. In effetti il pianeta rosso ha questo colore proprio a causa del processo di corrosione in corso da milioni di anni. Un tempo su Marte c'erano fiumi e oceani e l'atmosfera conteneva ossigeno. Un altro curioso fenomeno lunare sono le luci blu e rosse che ogni tanto si vedono durante le fasi di luna crescente. Si tratta di lampi velocissimi che durano meno di un batter d'occhio. In effetti si tratta davvero di lampi, o meglio, fulmini, scariche elettriche. A causarle sono le forze di marea che provocano forti stress meccanici nelle rocce. Si genera così un campo elettrico da cui partono quei lampi blu osservati con sorpresa da molti. Per tua informazione, comunque, è ufficiale. La Luna, purtroppo, non è fatta di formaggio. Un vero peccato. È buio fuori, quasi le 2 del mattino. Esci e guardi il cielo, ed eccola lì, luna piena e luminosa. Potresti pensare di sapere molto sul satellite naturale della Terra, ma lascia che ti chieda come si è formata. La risposta è: nessuno lo sa, ma naturalmente ci sono diverse teorie. La più popolare, chiamata la teoria dell'impatto gigante, afferma che la Luna si è formata durante una collisione tra la Terra e un altro pianeta. Questo pianeta doveva essere più piccolo del nostro, delle dimensioni di Marte, e la collisione stessa probabilmente è avvenuta circa 4,5 miliardi di anni fa. Un'altra teoria, chiamata teoria della cattura, afferma che la Luna era un asteroide o qualche altro corpo errante. Si è formato da qualche altra parte nel sistema solare. Quando è passato vicino alla Terra, è stato catturato dalla gravità del nostro pianeta. Ma qui c'è un problema. Il nostro pianeta e la Luna hanno notevoli somiglianze isotopiche e chimiche, quindi devono avere una storia collegata, il che significa che la Luna non può essere stata creata altrove. Altri esperti pensano che a un certo punto nel passato la Terra stesse ruotando così velocemente che parte del suo materiale si staccò. Ben presto ha iniziato a orbitare intorno al nostro pianeta. È così che la Luna è apparsa nel cielo. Ma ancora una volta c'è un problema. In questo caso, la proporzione e il tipo di minerali sulla Luna dovrebbero essere gli stessi che sulla Terra, ma ci sono lievi differenze. La Luna è più ricca di materiali che si formano molto velocemente alle alte temperature. C'è un'altra teoria, ed è probabilmente la meno entusiasmante. Afferma che il satellite naturale della Terra potrebbe semplicemente essere apparso insieme alla Terra durante la formazione del nostro pianeta. Ma in questi giorni una domanda più urgente tiene occupati gli astronomi. La Luna è davvero il satellite della Terra o sono questi due pianeti gemelli? La Luna è grande rispetto al nostro pianeta, circa un quarto delle dimensioni della Terra. Ecco perché alcuni esperti chiamano il nostro sistema planetario un doppio pianeta. Ma quanto è corretto?
Se vogliamo capirlo, dobbiamo dare la definizione alla parola pianeta. Secondo l'Unione Astronomica Internazionale, un pianeta è un corpo spaziale che orbita attorno al Sole. È abbastanza massiccio da avere una forma quasi rotonda grazie alla sua gravità e ha liberato la regione attorno alla sua orbita. Ora, che dire di un satellite? È un oggetto nello spazio che orbita attorno a un corpo celeste più grande. Se prendiamo il sistema Terra-Luna, il suo centro di gravità è all'interno della Terra. Ecco perché al momento non possiamo dire di vivere in un sistema di pianeti gemelli. Secondo questa definizione, la Luna è il satellite del nostro pianeta. Ora torniamo al passato, tipo 3 o 4 miliardi di anni fa. Anche se la Luna non era un pianeta, molto probabilmente aveva un'atmosfera a tutti gli effetti. Si è formato in momenti in cui potenti eruzioni vulcaniche stavano scuotendo il nostro satellite. I gas si sono diffusi su tutta la superficie della Luna ed è successo così in fretta che non hanno avuto abbastanza tempo per scappare nello spazio. A quel tempo, la superficie lunare era ricoperta da bacini pieni di basalto vulcanico. Immagina solo giganteschi pennacchi di magma che sfrecciano in aria, cadono a terra e creano flussi di lava. Ecco come sono apparsi i bacini di basalto sulla superficie della Luna. A un certo punto, gli scienziati hanno messo le mani su campioni portati dalla Luna. Hanno scoperto che i flussi di lava contenevano non solo monossido di carbonio e zolfo, ma anche dell'acqua. Grazie a questi campioni, i ricercatori sono riusciti a calcolare la quantità di gas che è salito e ha formato l'atmosfera. È diventato più spesso circa 3,5 miliardi di anni fa ed è esistito per circa 70 milioni di anni. Dopodiché, puff, l'atmosfera si perdeva nello spazio. Ma la cosa più bella? Quando la Luna aveva un'atmosfera, il satellite era da 3 a 10 volte più vicino al nostro pianeta. Una simulazione al computer suggerisce addirittura che la Luna fosse probabilmente fino a 19 volte più vicina di quanto non sia ora. La distanza tra esso e il nostro pianeta potrebbe essere di 30.000 km, mentre in questi giorni il nostro satellite è a circa 386.000 km di distanza. Ecco perché la Luna sembrava molto, molto più grande nel cielo. Sfortunatamente, a quel tempo nemmeno i dinosauri erano in giro per ammirare il panorama. In questi giorni l'atmosfera della Luna è quasi inesistente ed è per questo che il satellite non può proteggersi dai meteoriti. La superficie della Luna è costellata di crateri. Ci sono circa 190 crateri da impatto identificati sul nostro pianeta. Molti di loro sono nascosti dalla vegetazione o ricoperti d'acqua. Ma se parliamo della Luna, il numero è molto più grande, diversi milioni. E circa 5.000 di loro hanno un diametro di oltre 19 km. E poiché la Luna è sismicamente meno attiva della Terra, questi crateri e altre antiche formazioni rimangono in perfette condizioni per secoli. Quando guardi la Luna, è l'oggetto più luminoso nel cielo notturno, ma in realtà la sua superficie è scura e riflette molto più dell'asfalto. Potresti sapere che l'attrazione gravitazionale della Luna provoca maree sul nostro pianeta, facendo gonfiare gli oceani sia sul lato più vicino alla Luna che su quello più lontano dal satellite. Ma non è tutto. La Luna rallenta anche la rotazione terrestre. Questo fenomeno è noto come frenata di marea. Aumenta la durata di un giorno sulla Terra di poco più di 2 millisecondi ogni 100 anni. Anche la Luna si sta allontanando dalla Terra alla stessa velocità con cui crescono le tue unghie. Sono circa 4 cm all'anno. Se un giorno la Luna volerà via nello spazio, il nostro pianeta dovrà vivere tempi difficili. Senza l'attrazione stabilizzatrice della gravità della Luna, l'inclinazione della Terra inizierebbe a cambiare selvaggiamente, da nessuna inclinazione a una grande inclinazione, con conseguenti condizioni meteorologiche estreme. Anche se la superficie della Luna è per lo più dormiente, il satellite naturale della Terra subisce ancora terremoti lunari. Una teoria suggerisce che potrebbero accadere perché la Luna si sta restringendo mentre i suoi interni si stanno raffreddando. Gli scienziati affermano che la Luna è diventata circa 45 metri più sottile rispetto a diverse centinaia di milioni di anni fa. Per aiutarti a capirlo, immagina un chicco d'uva che si trasforma in uva passa. Si raggrinzisce mentre si restringe. Lo stesso sta accadendo alla Luna. Si sta restringendo e si sta raggrinzendo. Ma a differenza dell'uva, la Luna non ha la buccia flessibile. La sua superficie è dura e fragile. Quindi, man mano che la Luna diventa più piccola, la crosta si incrina e si rompe, e le sue sezioni vengono spinte sulle parti vicine. Vuoi sapere un'altra cosa interessante sulla Luna?
uno studio recente sostiene che abbia una coda e ogni mese avvolge il nostro pianeta come una sciarpa. Questa sottile coda è composta da milioni di atomi di sodio e il nostro pianeta la attraversa regolarmente. I meteoriti fanno esplodere questi atomi di sodio fuori dalla superficie della Luna e più lontano nello spazio. Per diversi giorni ogni mese, la Luna rimane tra il Sole e il nostro pianeta. Questo è quando la gravità terrestre raccoglie quella coda di sodio. Il nostro pianeta lo trascina in una lunga striscia che avvolge la sua atmosfera. Questa coda lunare è totalmente innocua. È anche invisibile all'occhio umano, 50 volte più debole di quanto tu possa percepire. Ma durante quei rari giorni, i telescopi ad alta potenza possono individuare il suo debole bagliore giallastro nel cielo. La coda sembra un punto luccicante che è 5 volte il diametro della luna piena. E il fatto più curioso per te. 2 o 3 anni fa, un asteroide è stato trascinato nell'orbita terrestre e ha iniziato a viaggiare intorno al pianeta. Anche se non era più grande di un'auto media, era comunque un grosso problema. Su oltre 1 milione di asteroidi che gli astronomi conoscono, era il secondo ad orbitare attorno al nostro pianeta. Chiamato 2020 CD3, era la nostra mini luna temporanea. Tuttavia, non è rimasto a lungo con la Terra. L'asteroide ha seguito un'orbita casuale e lentamente si è allontanato. Gli oggetti catturati temporaneamente, come il CD3 del 2020, sono rari. Devono avere una direzione e una velocità specifiche per essere catturati dall'attrazione gravitazionale terrestre. Sono passati decenni dall'ultimo allunaggio con l'equipaggio Apollo 17 avvenuto nel dicembre del 1972. Non è forse il caso di pensare di tornare sul nostro polveroso satellite e magari di restarci? La NASA ha fatto una promessa in merito. Si sta preparando a mandare di nuovo gli astronauti sulla Luna, forse entro il 2025. Tutto questo avverrà attraverso un programma chiamato Artemis e vi parteciperà anche la prima donna a mettere piede sul suolo lunare. Ma perché non ci siamo già tornati? Un ex amministratore della NASA ha detto qualcosa di interessante al riguardo. Non è stato per problemi scientifici o tecnologici. Il problema è che i potenziali progetti richiedevano troppo tempo ed erano troppo costosi. I viaggi nello spazio, soprattutto quando coinvolgono gli umani, non sono economici. È vero che negli ultimi anni la NASA ha avuto un budget di miliardi di dollari, ma non sono abbastanza se pensiamo alle cose da fare. Questo perché c'è da pensare ai telescopi, al progettare razzi giganti, alle missioni che hanno come obiettivo il Sole, Giove, Marte. Se consideriamo la situazione in questo modo, ci rendiamo conto che la NASA deve essere molto brava a gestire il budget per raggiungere tutti questi obiettivi. Ma non è solo una questione finanziaria. La Luna stessa è piuttosto problematica. Presenta pericoli reali che non possono essere sottovalutati. Per cominciare, la sua superficie è piena di crateri e massi su cui non è facile atterrare. Poi c'è la polvere lunare o regolite, se la vuoi chiamare con il suo nome scientifico. Si è creata nel corso di molti anni dall'impatto con i meteoriti. È estremamente dura e si attacca a tutto. Può potenzialmente danneggiare rapidamente tute spaziali, veicoli e sistemi. Inoltre anche la gestione dell'habitat lunare non è una passeggiata. La Luna non ha un'atmosfera protettiva. Ciò significa che per 14 giorni la superficie lunare è colpita dai duri raggi del Sole. Questo periodo è seguito da altre 2 settimane di buio totale. Tutti questi cambiamenti creano temperature estreme alle quali noi esseri umani non siamo abituati. Le soluzioni ci sono, ovviamente. La NASA sta lavorando a tute spaziali e veicoli resistenti alla polvere e al sole. Sta anche sviluppando un sistema che potrebbe fornire elettricità durante le notti lunari. L'aspetto più interessante di questo sistema è che potrebbe tornare utile anche su Marte. La NASA ha anche bisogno di persone molto intelligenti per i suoi progetti. L'età media delle persone che lavoravano al centro di controllo missione dell'Apollo 13 era di soli 26 anni. E a quel tempo queste persone avevano già partecipato a numerose missioni, il che significa che avevano maturato una notevole esperienza fin da giovanissimi. Ma è qui che anche altri individui entrano in gioco. Negli ultimi anni non è stata solo la NASA a lavorare ai viaggi nello spazio. Ci sono molte persone di successo che dispongono di risorse sufficienti per partecipare a questi sforzi. Alcune stanno sviluppando nuovi tipi di razzi che possono atterrare anche sulla Luna. In totale la NASA ha fatto atterrare 12 persone sul satellite. È stato sicuramente uno dei momenti più belli della sua storia, se non il migliore. E quegli astronauti hanno fatto cose incredibili lassù. Hanno riportato rocce, scattato foto, fatto esperimenti e persino lasciato bandiere. Sono stati tutti momenti importanti delle missioni Apollo, ma non avevano lo scopo di creare un luogo sicuro per gli umani sulla Luna. L'idea di una stazione spaziale lunare è stata avanzata dagli scienziati già da molto tempo.
Dopotutto si tratta di un viaggio di soli 3 giorni dalla Terra. Significa che tecnicamente possiamo permetterci di fare piccoli errori qua e là, senza mandare all'aria l'intero progetto. Inoltre impareremmo molto prima di avventurarci ancora di più nello spazio. Una base lunare potrebbe fornire carburante per le missioni nello spazio profondo. Potremmo anche costruire telescopi lassù e lanciarli più facilmente nello spazio. Potrebbe anche aiutarci in un altro importante progetto, capire come rendere abitabile Marte. Inoltre, una stazione spaziale lunare ci aiuterebbe a conoscere meglio l'origine della Luna e, chissà, potrebbe anche portare un po' di soldi grazie al turismo lunare. In ogni caso, il programma Apollo ha richiesto molto lavoro. Per cominciare, consideriamo il numero di persone coinvolte. Circa 400.000 provenienti da ogni angolo degli Stati Uniti. E ci sono stati persino 2 tristi incidenti. Prima un incendio sulla rampa di lancio dell'Apollo 1. Poi un incendio causato dallo scoppio di un serbatoio di ossigeno sull'Apollo 13, che causò gravi problemi durante la missione. Una parte importante del progetto era costituita da Saturno 5. A tutt'oggi è il razzo più potente che sia stato fatto volare con successo, alto 36 piani. Per darti un'idea, era alto il doppio delle cascate del Niagara. Grazie al Saturno 5, la NASA ha portato a termine con successo 13 missioni. Tra queste quella di trasportare 24 astronauti sulla Luna, lasciando poi la metà di loro a fare una piccola passeggiata sulla superficie. I razzi e le navette spaziali esistenti non possono andare oltre l'orbita terrestre bassa. In parole povere, non possono raggiungere la Luna con tutti i gadget di cui gli astronauti hanno bisogno per vivere. Gli attuali veicoli spaziali non sono in grado di portare quel carico. Comunque sia, abbiamo fatto molti progressi e siamo pronti a mandare presto degli astronauti sul satellite. Ecco cos'è il progetto Artemis, programma supervisionato dalla NASA. E per assicurarsi che tutto vada bene, la NASA ha lanciato, intorno alla Luna e poi di ritorno sulla Terra, Orion. È un veicolo spaziale senza equipaggio a bordo, lanciato come un test di prova automatico. Prima di inviare di nuovo persone là fuori, dobbiamo assicurarci che tutti i dispositivi funzionino correttamente. Un giorno Orion sarà il veicolo che porterà nuovamente gli astronauti sulla Luna. È dotato di un sistema di interruzione lancio per tenere al sicuro gli astronauti nel caso in cui si verificasse un incidente. Ha anche un modulo di servizio, che è la centrale elettrica che alimenta Orion, e mantiene in vita gli astronauti con acqua, ossigeno, energia e controllo della temperatura. Tutti questi progetti futuri fanno riflettere. Come sarà la vita sulla Luna? Per ora possiamo solo usare l'immaginazione. C'è chi dice che vivremo in case uscite direttamente da una fiaba, come un accogliente Tana Hobbit. E vivere sottoterra potrebbe essere necessario. Questo a causa delle temperature roventi e della mancanza di ossigeno. Se si aggiungono le minacce dei meteoriti e le radiazioni continue, non c'è da stupirsi se non potremo camminare in superficie. E i trasporti? Aziende grandi e piccole stanno cercando il mezzo di trasporto lunare ideale. Se le stime attuali sono corrette, un tipo di taxi lunare decollerà non prima del 2024. A differenza dei nostri attuali razzi, questi taxi spaziali non dovranno affrontare le dure condizioni di rientro nell'atmosfera terrestre. Sarà più facile per loro fare più viaggi di andata e ritorno. Per sostenere la vita lunare dovremo avere un'area speciale dove i taxi spaziali possono decollare e atterrare in sicurezza. Una piattaforma di atterraggio su un tratto solido e piatto di superficie lunare, protetto da pareti per schermare la polvere lunare. Anche muoversi sulla superficie lunare sarà più facile. I veicoli di nuova generazione avranno un ambiente controllato, il che significa che non sarà necessario indossare una tuta spaziale al loro interno. Se si volesse uscire per un bel po' dal proprio veicolo spaziale, però, si dovrebbe indossare la tuta spaziale, ovviamente. Bene, abbiamo sistemato le case e i trasporti. Ma che dire del carburante? È qui che la Luna ci offre un'ancora di salvezza. La sua gravità più leggera implica che non abbiamo bisogno di tanta energia per sfuggire alla forza d'attrazione. Inoltre, sulla Luna c'è il ghiaccio. Potremmo essere in grado di convertirlo in carburante. Avremo bisogno di gadget spaziali dedicati che ci aiutino a raccoglierlo. Uno di questi strumenti si chiama Trident. È come un trapano perfetto per scavare nella superficie ghiacciata della Luna. Altri aiutanti robotici trasformeranno il ghiaccio in carburante e lo consegneranno a una stazione di servizio spaziale. Se funziona, i razzi diretti verso Marte potrebbero fermarsi per un rapido rifornimento prima di proseguire il viaggio. L'equipaggio della missione si stava allenando da più di 3 anni. I preparativi per l'arrivo su quello strano corpo celeste includevano lo studio di campioni di rocce nel Grand Canyon, l'esplorazione di antiche formazioni vulcaniche in Nevada e accurate ricerche sulla lava, i gas e i laghi vulcanici, più altre ricerche sui vulcani alle Hawaii. Per allenarsi a resistere alla microgravità del corpo celeste, gli astronauti dovevano camminare obliqui, agganciati a delle passerelle sospese e appoggiandosi alle pareti.
Dovevano poi temprare il fisico e seguire diete intensive e cicli di sonno adatti alle condizioni nello spazio. 3 giorni, 3 ore e 49 minuti dopo il lancio, la loro navicella spaziale raggiunse quello strano luogo, posandosi nel cosiddetto Mare della Tranquillità. Le alternative erano l'Oceano delle Tempeste e la Baia Centrale, ma il Mare della Tranquillità garantiva una visibilità migliore e un terreno meno accidentato. Bisognava risparmiare il carburante. La prima cosa che notarono posando il piede sul suolo di quello strano luogo fu l'odore. Sembra l'inizio di un racconto di fantascienza, e invece si tratta della storia vera della missione Apollo 11, la prima a portare esseri umani sul suolo lunare. Era il 20 luglio 1969. Da allora 12 astronauti hanno visitato la Luna. La Luna ci è così vicina che la diamo per scontata, ma in verità c'è ancora molto da scoprire sul suo conto. Tanto per cominciare, come spero tutti sappiamo, la Luna ci mostra sempre la stessa faccia. La Terra è il nostro unico satellite naturale, sono infatti legati in un movimento di rotazione sincrono, così che la Luna da qui ci appare sempre immobile. Ma in realtà non è mai ferma, anzi, si sta addirittura allontanando dal nostro pianeta, al ritmo di circa 4 cm all'anno. Tra l'altro, nonostante siano separate da più di 384.000 km, la Terra e la Luna si influenzano fortemente a vicenda. La Luna è responsabile per le maree e i movimenti degli oceani sul nostro pianeta, ma pochi sanno che la Terra ha lo stesso effetto sulla Luna. L'influenza del nostro pianeta provoca veri e propri sismi sul nostro satellite, con scosse lunghe fino a mezz'ora. Vista da qui, splendente nel cielo notturno, la Luna ci appare sferica. In realtà ha più la forma di un limone, e anche questo a causa dell'attrazione gravitazionale terrestre. Sulla Luna gli astronauti non hanno lasciato solo le loro impronte. Nel 1969 i componenti della missione Apollo 11 posarono sulla superficie lunare altri oggetti: 2 palline da golf, un dipinto di Andy Warhol e un messaggio della regina Elisabetta. Uno degli ultimi umani a posar piede sulla Luna, l'astronauta Eugene Cernar, lasciò scritte le iniziali del nome di sua figlia sulla superficie. Era il 1972. Dato che sulla Luna non c'è vento né alcun altro fenomeno atmosferico, quelle lettere, TDC, resteranno lì forse per sempre. Sai chi si può essere allergici alla Luna? L'astronauta Harrison Smith, membro della missione lunare Apollo 17, passò del tempo a esplorare l'area nota come Mare della Serenità. Rientrato a bordo del modulo lunare, Smith aveva addosso un po' di polvere. Quando si tolse la tuta, ebbe per 2 ore occhi rossi, crisi di starnuti e altri sintomi di una reazione allergica. Trovandosi così vicina a noi, la Luna si è meritata anche un suo fuso orario. Lo hanno chiamato orario lunare standard e non corrisponde ad alcun orario sulla Terra. Per fare un paragone, cercando di semplificare, diciamo che un anno lunare è suddiviso in 12 giorni, ciascuno dei quali lungo circa quanto un nostro mese. Ognuno di questi giorni porta il nome di uno degli astronauti che finora hanno camminato sulla Luna. Il primo giorno lunare porta dunque il nome del primo essere umano ad aver messo piede sulla Luna, Neil Armstrong. Quindi l'anno lunare 1, giorno 1, corrisponde al nostro 21 luglio 1969, ora 2:56 del mattino. La Luna ha un'atmosfera molto sottile e l'escursione termica è davvero esagerata. La temperatura può superare i 90 gradi oppure, specialmente attorno ai 2 poli lunari, non salire mai oltre i meno 240 gradi Celsius. Il nostro satellite naturale ha affascinato l'umanità sin dagli albori della nostra specie, dando origine a miti, leggende e interrogativi sul perché la Luna eserciti una tale influenza su di noi. Nel Medioevo, i più grandi scienziati e filosofi credevano che le fasi di luna piena avessero una forte influenza sulle condizioni di salute mentale della gente. Tanto è vero che, proprio per questo presunto effetto della luna piena, è entrato nel nostro linguaggio il termine lunatico per indicare una persona instabile. La Luna ci è di tale ispirazione che proiettiamo le nostre ansie anche sugli animali. Nei periodi di luna piena, chi ha un cane porta il suo animale dal veterinario il 28% più spesso che in altri periodi. Idea forse associata al mito secondo cui i lupi ululano proprio quando c'è la luna piena. Naturalmente non c'è alcuna prova scientifica che colleghi il comportamento dei lupi alle fasi lunari, quindi resta una leggenda. Il più grande cratere di tutto il sistema solare si trova proprio sulla Luna. È il cratere Aitken, situato al polo sud lunare. Questa gigantesca formazione ha un diametro di circa 2500 km.
Uno dei misteri più controversi che riguardano il nostro satellite sono degli strani lampi di luce, visibili talvolta sulla sua superficie. Questi fenomeni sono stati chiamati fenomeni lunari transienti, o con la sigla inglese TLP, e le prime testimonianze che li descrivono risalgono a secoli fa. Per la precisione, il primo TLP di cui si ha notizia venne descritto nel 1178 da un monaco inglese, il quale scrisse di aver visto lampi e fiamme sulla superficie lunare dopo il tramonto. Con TLP non si indicano solo i lampi di luce. Testimoni affermano di aver visto altre luci, simili a nebbie illuminate di rosso, verde, blu e viola, o persino di aver visto alcune aree della Luna diventare più scure. C'è forse qualcosa di strano che avviene sulla Luna? Qualcosa che un giorno riusciremo a capire grazie alle nuove tecnologie di esplorazione spaziale? In verità, i TLP sono un fenomeno controverso, pressoché privo di reali riscontri scientifici. Ci sono comunque teorie, come sempre. Alcuni dicono che questi lampi di luce sulla Luna possono essere causati da impatti di meteoriti, altri dall'attività elettrostatica. Il problema è che questi fenomeni sono stati sempre descritti da osservatori singoli o osservati da un unico punto della Terra. Il fatto che sulla Luna vi sia un'accertata attività sismica potrebbe forse spiegare anche questi misteriosi lampi di luce sulla superficie del nostro satellite? A ogni movimento sismico può seguire la fuoriuscita di gas che riflettono la luce. Forse potrebbe essere una spiegazione. Ci sono anche scienziati che ipotizzano il TLP come un residuo di antichi fenomeni geologici, il che ci appare quasi incredibile, visto che la Luna sembra sempre uguale, immobile e priva di vita. Hai mai notato che la Luna ogni tanto cambia colore? Stavolta le spiegazioni scientifiche le abbiamo, e come? La Luna appare di un colore grigio-bruno a patto di osservarla da oltre i confini dell'atmosfera terrestre. Vista dal nostro pianeta, invece, la Luna appare di vari colori, ognuno relativo a vari fenomeni. Quando la Luna è visibile lungo la linea dell'orizzonte, ci apparirà di solito gialla o rossastra. La ben più rara luna blu è tipica di quando si osserva il nostro satellite da zone in cui l'aria è satura di particelle di polvere. Altre volte la luna appare quasi viola, ma in questo caso non c'è una spiegazione comunemente accettata. Non sappiamo esattamente se sulla luna ci sia acqua e se sì, quanta ce ne sia, ma non è per questo motivo che ancora non abbiamo colonizzato il satellite. Il motivo vero sono le radiazioni. Studi recenti hanno stimato che la radioattività del suolo lunare è circa 5-10 volte superiore a quella che ci attraversa durante un normale viaggio in aereo. Il che significa 200 volte più della radioattività del suolo sulla Terra. Le future missioni lunari, come il programma Artemis, dovranno tenere questo fatto in considerazione per proteggere a dovere i loro astronauti. Artemide, nella mitologia greca, è la sorella di Apollo e il suo nome sarà legato non solo a un nuovo programma di viaggi sulla Luna, ma, forse, anche alla costruzione della prima colonia umana sul nostro satellite. Il programma è stato avviato nel 2017 con la prima missione pianificata per l'estate 2022, per una durata stimata di 25 giorni. La prima missione sarà effettuata da una sonda senza equipaggio a bordo che raggiungerà l'orbita della Luna e raccoglierà dati vitali per il successivo invio di 4 astronauti nel maggio 2024. Le missioni Artemis 3, 4 e 5 seguiranno nel 2025, 2026 e 2027 rispettivamente, ciascuna della durata di 30 giorni. Presto potremmo iniziare a costruire un sacco di cose sulla Luna. Tutto ciò perché la missione lunare dell'India ha recentemente rilevato zolfo vicino al polo sud del satellite. Questo elemento chimico può essere estremamente utile per creare infrastrutture su di esso. È la prima volta che questo elemento chimico viene scoperto sul satellite naturale della Terra. Questo ambito elemento si trova nelle vicinanze dei vulcani terrestri. La sua presenza sulla Luna dice molto sulla storia vulcanica del satellite e sulle sue passate condizioni atmosferiche. Il rover della missione ha rilevato questo elemento meno di una settimana dopo essere atterrato, a circa 70 gradi dal polo sud della Luna, il 23 agosto del 2023. Questo storico atterraggio ha reso l'India il quarto paese a fare atterrare con successo una missione sulla Luna. È stata anche la prima navicella a toccare il suolo così vicino al polo sud del satellite e si tratta di un'area di importanza strategica perché si ritiene che ospiti depositi di ghiaccio d'acqua. Se fosse vero, le future missioni potrebbero raccoglierlo e trasformare questo ghiaccio in acqua potabile o addirittura in carburante per razzi.
Per 2 settimane la navicella ha effettuato una raccolta di dati concentrata sull'analisi del suolo lunare e della sua atmosfera sottile. Nel frattempo il rover Pragyan, alimentato a energia solare, ha iniziato la sua ricerca di acqua ghiacciata. Per quanto riguarda il lander, ha dimostrato un'altra straordinaria prudezza il 3 settembre. La navicella ha acceso i suoi motori e si è sollevata per circa 41 cm in aria. Poi ha fatto un piccolo salto atterrando da 30 a 41 cm di distanza dalla sua posizione originale. È importante. Essere in grado di far decollare nuovamente un lander dalla superficie lunare è essenziale per le future missioni, dimostrando che possono riportare a casa in sicurezza campioni di suolo o addirittura astronauti. A settembre la navicella spaziale indiana è stata messa in stand-by. Si stava avvicinando la notte lunare, lunga 14 giorni, e la navicella non era progettata per raccogliere dati scientifici in quel periodo. Finora abbiamo appreso alcuni importanti risultati della missione. Uno è relativo alla misurazione della temperatura del suolo lunare a diverse profondità. La superficie del satellite in quella regione si è rivelata più calda del previsto. Si credeva che la temperatura potesse essere tra i 20 e i 30 gradi centigradi in superficie, ma era intorno ai 70 gradi centigradi, molto più calda di quanto dovrebbe essere. L'altra scoperta indica la presenza di diversi elementi chimici, tra cui l'ossigeno. Inoltre, i dati ricevuti dalla navicella spaziale confermano la presenza di alluminio, calcio, ferro, titanio, silicio e altri elementi chimici sulla superficie lunare vicino al polo sud. Il rover ha anche utilizzato strumenti speciali progettati per misurare terremoti e scosse sotto la superficie lunare per rivelare attività sismica. Ciò ci riporta allo zolfo rivelato grazie allo spettroscopio del rover. Gli scienziati stanno attualmente lavorando per capire se questo elemento si è formato sulla superficie in modo naturale o se è il risultato di attività vulcanica o di uno sciame meteorico. Un'altra cosa sorprendente trovata sulla Luna è una roccia. Potrebbe essere la roccia terrestre più antica mai conosciuta, larga 2 cm e inclusa in una vasta collezione di rocce portata sul nostro pianeta dagli astronauti dell'Apollo, potrebbe essere un frammento della Terra di 4 miliardi di anni. Questa scoperta potrebbe delineare un quadro più chiaro delle intense scosse che la Terra ha subito all'alba della vita. Subito dopo la formazione della roccia, un impatto di un asteroide potrebbe averla fatta volare via dalla Terra. In quel periodo il nostro satellite era 3 volte più vicino a noi di oggi. L'impatto fu talmente potente che questo pezzo di roccia terrestre arrivò sulla Luna. Successivamente questo frammento fu inglobato in una breccia lunare, un tipo di roccia variegato. Alla fine la roccia fu riportata a casa sulla Terra dagli astronauti dell'Apollo 14. Anche se gli scienziati avevano già trovato meteoriti provenienti da Marte e dalla Luna, era la prima volta che una roccia della Luna si rivelava essere un meteorite terrestre. Hanno anche scoperto che la roccia si era formata in un ambiente ricco d'acqua a temperature e pressioni corrispondenti a quelle a circa 19 km sotto la superficie del pianeta. Nel 2019 la missione cinese Chang'e 4 ha fatto la storia atterrando sul lato nascosto della Luna. Il rover della missione ha aiutato i ricercatori a visualizzare le strutture nascoste in profondità sotto la superficie del satellite, rivelando miliardi di anni di storia lunare. Il rover Yutu-2 ha fatto questa scoperta con l'aiuto del suo Lunar Penetrating Radar, è andato in profondità e ha ascoltato gli echi del suono rimbalzare su strutture nascoste alla vista. Si è scoperto che quelle strutture si trovavano a profondità di quasi 305 metri. La ricerca suggerisce che i primi 40 sono costituiti da strati di polvere, terriccio e rocce. Gli strumenti hanno anche scoperto un cratere nascosto che deve essersi formato dopo che un grande oggetto si è schiantato sulla superficie della Luna. Molto tempo fa è probabile che della lava scorresse in profondità nel sottosuolo. I ricercatori ritengono che le rocce infrante attorno alla formazione possano essere detriti prodotti dall'impatto. Hanno anche scoperto che gli strati di roccia vulcanica erano più sottili vicino alla superficie. Tale variazione di spessore dei flussi di lava potrebbe indicare una diminuzione nel numero e nell'intensità delle eruzioni nel corso del tempo. Quindi, l'attività vulcanica lunare è gradualmente diminuita dalla formazione della Luna, circa 4 miliardi e mezzo di anni fa. Sul lato più lontano della Luna c'è uno dei più grandi e antichi crateri da impatto del nostro sistema solare, il bacino South Pole Aitken.
Sfortunatamente, dalla Terra è possibile vederne soltanto il bordo esterno, che sembra un'enorme catena di montagne. È una gigantesca fossa profonda 13 km, che si estende per oltre 2.414 km di diametro e copre un quarto della superficie della Luna. Gli astronomi sono sicuri che questo cratere sia apparso quando un asteroide si è scontrato con la Luna circa 4 miliardi di anni fa. E ora osserva questo gigantesco pezzo di metallo grande quanto 4 stati del Connecticut. Per quanto riguarda il suo peso in chili, sappi solo che il numero contiene circa 9 zeri. Questa massa misteriosa è nascosta a circa 290 km sotto la superficie della Luna, da qualche parte in mezzo al bacino del polo su Titan. È stato scoperto quando GRAIL, acronimo di Gravity Recovery ed Interior Laboratory Mission della NASA, ha raccolto dati sul nostro satellite. Esaminando queste informazioni, gli scienziati hanno notato che in un punto sulla superficie c'è uno strano cambiamento nella gravità. Dopo aver studiato questo fenomeno, hanno concluso che qualcosa di misterioso stava appesantendo il fondo del bacino lì. Finora i ricercatori non sono riusciti a determinare l'origine della strana massa, ma ci sono diverse teorie. Una di queste sostiene che sia un pezzo di ossido denso, che si è formato quando la Luna stava appena prendendo forma. A quel tempo il satellite era ancora ricoperto di antichi oceani di magma e la massa potrebbe essersi formata nelle fasi finali del suo raffreddamento. Tuttavia, la maggior parte degli scienziati sostiene un'altra teoria, secondo la quale la misteriosa massa è parte dell'asteroide gigante che una volta ha creato il bacino del polo Sud Aitken. Dato che l'oggetto è metallico, è probabilmente il nucleo di ferro e nickel dell'asteroide. Potrebbe esserci un labirinto di tubi di lava sulla Luna. Non molto tempo fa, gli astronomi hanno ricevuto i risultati della topografia sotterranea e hanno scoperto un'enorme grotta sotto la superficie del satellite della Terra. Potrebbe essere il risultato dell'attività vulcanica lunare avvenuta più di 3 miliardi di anni fa. I flussi di lava si sono solidificati, creando una spessa e dura crosta esterna, ma all'interno hanno continuato a fluire, sciogliendo la roccia e creando tunnel e grotte. Numerose piccole fosse sulla superficie lunare scoperte dalla NASA sembrano essere le aperture di tali tubi di lava. Se questa teoria venisse confermata, i tunnel sotterranei potrebbero servire non solo per le missioni spaziali con equipaggio umano, ma anche come fondamentali fonti d'acqua per gli astronauti. Che ne dici di giocare a golf non sulla Terra ma sulla Luna? Facciamo un viaggio indietro nel tempo di 50 anni, quando un astronauta trasformò la superficie lunare nel campo da golf più insolito di sempre. Qualsiasi golfista ti dirà quanto sia difficile evitare le trappole di sabbia. Ma immagina Alan Shepard, un astronauta della NASA che deve confrontarsi con una superficie intera che sembra polvere super fine. Durante la missione Apollo 14 ha fatto una pausa per mostrare a tutti quelli che guardavano dalla Terra le sue abilità spaziali nel golf. Dopo il suo primo tiro ne ha fatto un altro con grande entusiasmo. Per lui sembrava che la pallina andasse avanti all'infinito. Torniamo alla realtà per un attimo. Grazie alla ricerca della United States Golf Association, o USGA, abbiamo dati interessanti. Hanno scoperto che la prima palla lunare di Alan ha percorso 22 metri e la sua seconda ha raggiunto i 37 metri. Ora, come si confronta questo con la media dei tiri di golf qui sulla Terra? In condizioni di gravità normale si colpisce solitamente a circa 107 metri. Questo dimostra che, nonostante abbiamo migliorato il nostro gioco di golf sulla Terra con tecnologia e allenamento, l'ambientazione a bassa gravità della Luna è una cosa del tutto diversa. Ora diamo ad Alan il merito che gli spetta. Giocare a golf sulla Luna? Non è semplice come potresti pensare. La sua mazza non era una di quelle del tuo negozio di sport locale. Era una improvvisata, un raccoglitore di campioni lunari con un'impugnatura attaccata. Aggiungi a ciò la voluminosa tuta spaziale che indossava. Immagina di cercare di fare uno swing indossando un abito rigido come un cartone. Con tutta quell'attrezzatura, Alan è riuscito a fare uno swing con una sola mano. Vuoi provare un'esperienza simile? Beh, potresti non essere in grado di giocare a golf sulla Luna per ora, ma puoi provare sott'acqua. Alcuni dicono che le condizioni siano simili. Ecco dove diventa ancora più interessante. L'USGA non si è limitata a prendere per buona la parola di Alan su dove erano atterrati i suoi colpi.
volevano indagare. Per cominciare, hanno utilizzato un filmato ultra chiaro della missione Apollo 14. Hanno anche utilizzato alcune immagini nitide della speciale Moon Camera della NASA, lanciata nel 2009. Utilizzando queste immagini, hanno mappato il percorso di quelle due palline da golf. Alan amava tanto la sua mazza da golf unica che voleva riportarla a casa. Non c'è problema, giusto? Ebbene, vedi, in quei giorni gli astronauti lasciavano indietro oggetti non necessari per fare spazio alle rocce lunari. Ma non questa mazza. Così, negli anni 70, questa mazza da golf interstellare ha trovato una nuova casa al USGA Museum nel New Jersey. A differenza delle normali mazze da golf, questa aveva una particolarità. Era fatta di alluminio e teflon, era costruita per ripiegarsi e adattarsi comodamente negli spazi ristretti del lander lunare. Come è nata l'idea del golf sulla Luna? Beh, nel 1970 la leggenda del golf Bob Hope ha fatto visita alla NASA. Ispirato dall'amore di Hope per il golf, a Shepard venne un'idea. Golf sulla Luna. Per trasformare il suo sogno in realtà, collaborò con un professionista del golf e gli specialisti tecnici della NASA. Insieme hanno realizzato una mazza che rispettava le severe norme di sicurezza della NASA. Ma Alan non voleva che fosse solo uno stunt a sorpresa. Ricorda, viaggiare sulla Luna richiedeva protocolli molto rigidi. Non potevano semplicemente fare un picnic lissù, capisci? Quindi Alan si è assicurato che i funzionari della NASA fossero d'accordo con questa improvvisata partita di golf. Inizialmente erano scettici, ma alla fine hanno dato il via libera dopo che Alan ha esposto appassionatamente il suo piano. Ha anche promesso che avrebbe iniziato a giocare solo se tutto fosse andato liscio durante la missione. Deciso a rendere tutto perfetto, Alan si è preparato come un campione. Si racconta che indossasse la sua pesante tuta spaziale in luoghi segreti per potersi esercitare. Decenni dopo si parla ancora sulla sua avventura lunare. Infatti è l'unico golfista ad aver mai effettuato uno swing sulla Luna. Non sono solo le palline da golf che gli astronauti hanno lasciato dietro di loro nei loro viaggi. In realtà ci sono stati molti oggetti lasciati sulla Luna tra il 1969 e il 1972, l'anno dell'ultimo atterraggio sulla Luna. Ogni volta che guardi la Luna, ricorda che là sopra c'è una simpatica foto di famiglia, alcuni grandi strumenti scientifici, una piccola statua, un mucchio di... sacchetti di rifiuti e sì, anche alcune bandiere americane. Sono passati gli anni e sì, tecnicamente quegli oggetti sono ancora là fuori. Probabilmente hanno visto giorni migliori a causa delle dure condizioni sulla Luna. Alcuni oggetti occupavano un posto speciale nel cuore degli astronauti e dovevano rimanere sulla Luna. Ma lasciare alcune cose significava anche che avrebbero potuto riportare campioni lunari. Conosci il senso? È come quando devi fare spazio nella tua valigia per i souvenir perché sta finendo la vacanza. La NASA ha una lista completa delle cose che ha lasciato sulla Luna? Beh, non proprio. In realtà un team ha cercato di creare un registro di alcuni degli oggetti e ha raggiunto l'incredibile numero di 106, lasciati lì solo dalla missione Apollo 11. E questo senza contare le famose impronte di Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Gli oggetti più grandi presenti in ciascun sito di atterraggio erano per lo più di natura scientifica, come parti del loro modulo lunare ed esperimenti per studiare la Luna in profondità. Poi c'erano alcuni bellissimi oggetti simbolici, come la targa di Apollo 11 e un disco speciale con messaggi provenienti da leader di tutto il mondo. Alcuni dicono che gli astronauti portarono con sé anche medaglie per ricordare alcuni eroici cosmonauti e lasciarono addirittura un ramo d'ulivo d'oro, simbolo antico di pace. Ora, le missioni lunari successive si sono divertite un po' di più. Come ha fatto Alan Shepard con il suo amato golf. Ma il premio per il momento più commovente va a Charlie Duke. Durante la missione Apollo 16 ha lasciato una foto della sua famiglia lassù. È come se volesse che fossero parte dell'avventura. Anche se, da premettere, quelle foto probabilmente non sono invecchiate bene a causa dell'alta esposizione alla radiazione solare della Luna. Potrebbe esserci anche un museo d'arte lassù, sul nostro satellite. Lascia che ti spieghi. C'è questa piccola opera d'arte chiamata Moon Museum. È un chip di ceramica grande quanto la tua unghia. È stato creato da un artista di nome Forrest Myers. Questo piccolo oggetto mette in mostra opere d'arte in miniatura di 6 persone di talento.
Tra loro c'è addirittura il famoso Andy Warhol, lo stesso artista noto per le sue iconiche lattine di minestra e i ritratti di celebrità. Forrest Myers ha dichiarato di voler avere il suo mini museo sulla Luna, ma c'era un problema. Gli ufficiali della NASA non erano esattamente d'accordo con l'idea. Tuttavia, Myers ha condiviso con la stampa che ha consegnato questo chip d'arte a un ingegnere che lavorava alla missione Apollo 12. Secondo Myers, questo ingegnere ha segretamente nascosto il Moon Museum sul lander lunare. Nel caso non lo abbiate ancora capito, questi veicoli di atterraggio non tornano sulla Terra dopo la loro missione. Prendiamo questa storia con le pinze, però, poiché la NASA non ha mai confermato questa storia. Potresti chiederti perché hanno lasciato tutte queste cose. A volte si trattava di fare una dichiarazione, altre volte è stato puramente pratico. Ad un certo punto è stato menzionato che durante la missione Apollo 11, ad esempio, doveva essere presa una decisione. Gli astronauti dovevano capire rapidamente cosa fosse essenziale per il loro viaggio di ritorno a casa. Alla fine hanno deciso di gettare via, seppur a malincuore, le cose di cui non avevano più bisogno. Lasciare le cose sulla Luna non è poi così diverso dal come facciamo le cose sulla Terra. Proprio come gli archeologi studiano i nostri antichi resti per conoscere i nostri antenati, le cose lasciate sulla Luna ci forniscono spunti su quelle incredibili missioni lunari. Alcuni degli oggetti che hanno lasciato erano stati ormai utilizzati, come il palo per la bandiera o la telecamera usata per trasmettere quei passi sulla Luna. Persino gli attrezzi che gli astronauti usavano per raccogliere campioni furono lasciati là, perché avevano un carico più prezioso da riportare a casa: rocce lunari. Per quanto riguarda lo stato attuale di tutti questi oggetti, gli scienziati non sono del tutto sicuri. Sappiamo che il Moon Observer della NASA ha individuato alcune delle loro ombre, quindi sono ancora lassù. L'equipaggiamento ufficiale è stato costruito per resistere, quindi potrebbe comportarsi un po' meglio. Ma quegli oggetti personali? Probabilmente hanno visto giorni migliori. Perché la Terra non ha anelli? I giganti gassosi, Giove, Saturno, Urano e Nettuno, li hanno, mentre i pianeti rocciosi, Mercurio, Venere, Terra e Marte, no. Esistono due teorie che provano a spiegare la formazione dei famosi anelli. La prima afferma che potrebbero essersi formati da frammenti risalenti al periodo della formazione del pianeta in questione. La seconda, invece, ipotizza che gli anelli siano i resti di un satellite distrutto, forse per una collisione o a causa della forza gravitazionale del pianeta madre. Gli scienziati non sanno ancora perché solo i giganti gassosi abbiano gli anelli, ma ritengono che la loro formazione nel sistema solare esterno possa essere una causa. I pianeti rocciosi si sono formati nella zona più interna del nostro sistema, quindi più protetti da potenziali impatti e collisioni che avrebbero potuto formare degli anelli intorno a loro. Magari la ragione è che i pianeti più grandi hanno un volume maggiore che permette al sistema di anelli di rimanere stabile. Alcuni scienziati ipotizzano che anche la Terra abbia avuto un sistema di anelli moltissimo tempo fa. Nella sua fase iniziale, un oggetto delle dimensioni di Marte ha colpito la proto-Terra, creando un anello denso di detriti. L'intero sistema di anelli, però, è riuscito ad addensarsi molto presto, formando la nostra Luna. Più di 10 anni fa, gli astronomi hanno trovato un'enorme nube di vapore acqueo a circa 12 miliardi di anni luce dal nostro pianeta. Risale a quando l'universo aveva solo 1,6 miliardi di anni. Ora ne ha 13,8. Questa insolita nuvola è anche la più grande fonte d'acqua che conosciamo. Contiene infatti 140 trilioni di volte la quantità di acqua sulla Terra. La notizia ancora più interessante è che questa nuvola di vapore sta alimentando un buco nero. Il monossido di carbonio contenuto nella nuvola potrebbe aiutare il suo buco nero a crescere fino a 6 volte la sua attuale dimensione. Tutti sappiamo che la Terra ha una luna. Esistono però anche altri due asteroidi, 3753 Crinia e 2002 AA29, bloccati in una configurazione coorbitale con il nostro pianeta. Il primo non orbita veramente intorno alla Terra, ma ha una specie di orbita sincronizzata con il pianeta, per questo sembra che segua la Terra in un'orbita stabile, mentre segue il proprio percorso intorno al Sole. L'altro segue un'orbita a ferro di cavallo intorno al nostro pianeta. La sua particolare traiettoria lo porta ad avvicinarsi a noi ogni 95 anni. Immaginiamo Nettuno come un luogo estremamente freddo e buio.
Dopotutto è un gigante di ghiaccio lontano 4,5 miliardi di chilometri dal Sole. A quella distanza la luce solare è molto debole, quindi il mezzogiorno su Nettuno è simile al crepuscolo sul nostro pianeta. Ma questo gigante ghiacciato sembra riuscire a sviluppare un proprio calore. Per essere precisi, 2,6 volte più calore di quello che riceve dal Sole. Probabilmente attraverso la pressione che il pianeta esercita intorno al suo nucleo. Le reazioni nel nucleo formano atomi di idrogeno che vengono successivamente rilasciati. Questo processo mantiene il nucleo a un'incredibile temperatura di 5150 gradi centigradi. La sua atmosfera invece è piuttosto fredda. Le temperature oscillano tra i meno 150 gradi centigradi e i meno 200 gradi centigradi. Quando qualcuno ti parla di tempeste, quale forma ti viene in mente? Probabilmente le ellissi degli uragani o i coni dei tornado. Queste forme però le vediamo sulla Terra. Al polo nord di Saturno c'è una tempesta che imperversa da almeno 40 anni. Ha una forma esagonale. Una forma così strana è probabilmente dovuta alla turbolenta atmosfera di Saturno o alle correnti a getto, che si estendono per chilometri in una regione ad altissima pressione. Guardando il cielo notturno sarai rimasto impressionato dal numero di stelle che brillano. Ma perché i pianeti non brillano come le stelle? Se tu fossi nello spazio, non vedresti brillare nessuna stella. La ragione per cui le vediamo scintillare è l'atmosfera terrestre. La luce delle dimensioni di uno spillo proveniente da una stella colpisce l'atmosfera, che la rinfrange e le dona quel caratteristico tremolio. Per questo le stelle brillano. I pianeti ci appaiono molto più grandi di semplici puntini. Anche la loro luce viene rifratta dopo aver colpito l'atmosfera. Ma questi movimenti si annullano a vicenda ed è per questo che non li vediamo brillare, ma notiamo un bagliore costante. In alcune regioni della Terra le escursioni termiche sono una costante. Per esempio, nel Montana, in un solo giorno, le temperature passano da meno 48 gradi centigradi a 7 gradi centigradi. Sembra molto, ma non è niente in confronto a Mercurio, dove le temperature tendono a variare oltre 540 gradi centigradi in un solo giorno. Raggiungono i meno 170 gradi centigradi di notte e salgono fino a 430 gradi centigradi durante il giorno. Immagina il guardaroba che dovresti preparare per una singola visita di 24 ore su Mercurio. Perché l'atmosfera del nostro pianeta non si disperde nel vuoto dello spazio? Anche se non possiamo vederle, le molecole di gas e vapore che compongono la nostra atmosfera hanno una massa. Come tali, sentono l'attrazione gravitazionale della Terra. Se avessero abbastanza energia, potrebbero sfuggire alla gravità terrestre. Per esempio, se il nostro pianeta fosse più vicino al Sole, l'atmosfera sarebbe più calda e le sue molecole potrebbero vincere l'attrazione gravitazionale più facilmente. La Terra, fortunatamente, è proprio alla giusta distanza dal Sole e ha esattamente la massa sufficiente per mantenere la sua atmosfera. Quando pensi ai vulcani, probabilmente immagini un fiume di lava calda. Così almeno funziona sulla Terra. Nello spazio, i vulcani possono sputare metano, acqua, ammoniaca o anche materiali specifici che si congelano mentre eruttano e successivamente si trasformano in vapore congelato e in una sorta di neve vulcanica. Queste situazioni sono molto comuni su alcune lune di Giove, Europa e Io, su Plutone e su Titano, una luna di Saturno. Si chiamano criovulcani e su Io ce ne sono alcuni estremamente attivi. Sulla sua superficie si vedono centinaia di bocche con pennacchi di vapore ghiacciato che si estendono per circa 400 chilometri. Una missione della NASA è riuscita a catturare un'eruzione in tempo reale. Pianeti, lune, asteroidi, comete, stelle, tutti possono scontrarsi. Anche le galassie. La nostra galassia, la Via Lattea, dista 2,5 milioni di anni luce da Andromeda, l'oggetto galattico più vicino. Gli astronomi credono che la Via Lattea sia su una rotta di collisione che distruggerà entrambe le galassie in un futuro lontano. O almeno, le galassie come le conosciamo noi. Le due galassie stanno andando sempre più velocemente l'una verso l'altra, a una velocità di 402.000 km/h. Sarà un evento caotico, molti pianeti e stelle non sopravviveranno alla collisione. Alla fine, queste due massicce entità si fonderanno e si trasformeranno in una galassia nuova e irriconoscibile. Ma ecco una piccola consolazione. Gli scienziati suppongono che non accadrà per altri 4 miliardi di anni.
Se vuoi fondere insieme due pezzi di metallo, l'unico modo per farlo è applicare calore, in modo che questi pezzi possano raggiungere i loro punti di fusione. Nello spazio non c'è bisogno di calore per farlo. Più in generale, non c'è bisogno di nessuna azione. Esiste una procedura chiamata saldatura a freddo. Tale fenomeno avviene quando si fanno scorrere i pezzi di metallo uno sull'altro. In questo caso si consumano i loro strati protettivi di ossido. Sulla Terra questi strati impediscono la loro fusione, ma nello spazio questo tipo di protezione scompare. Ecco perché gli elettroni di un pezzo di metallo fluiscono nell'altro e diventano un pezzo unico senza sforzo. Un tempo gli scienziati credevano che la Terra fosse l'unico pianeta del nostro sistema solare con attività tettonica in corso. Attività tettonica significa che le placche sotto la crosta si muovono. Questo processo rilascia calore che poi deforma la superficie terrestre e la porta a restringersi. Ora sappiamo che questo accade anche su altri pianeti. Anche Mercurio si sta restringendo. Gli scienziati lo hanno scoperto nel 2016, quando la navicella Messenger ha orbitato intorno al pianeta inviando sulla Terra dati molto importanti. Abbiamo scoperto che sulla superficie di Mercurio esistevano delle aree, simili a delle scogliere, note come cicatrici di faglia. Poiché queste forme sono relativamente piccole, probabilmente non si sono formate molto tempo fa. Ciò significa che Mercurio si sta ancora contraendo, 4,5 miliardi di anni dopo la formazione del nostro sistema solare. Anche la grande macchia rossa di Giove si sta restringendo. Si tratta di un'enorme tempesta che infuria sulla superficie del pianeta. È rossastra, ovale e larga più di 16.300 km. Da un paio di secoli si sta lentamente ma inesorabilmente restringendo. La grande macchia rossa è solo una delle tempeste ad alta pressione su Giove, causate dall'enorme quantità di gas. Proprio per questo Giove è classificato come un gigante gassoso. Ma il fatto che si stia riducendo non significa che la grande macchia rossa svanirà. Paradossalmente sta diventando più alta. La gente si ferma in autostrada, esce dalla macchina e alza la testa con meraviglia. Nelle città scendono tutti in piazza. I balconi e i tetti delle case sono pieni di persone che fissano la luna, sorprese. È rossa. Alcuni gridano alla fine del mondo, altri cercano riparo. In effetti sembra che la luna, sempre bianca, sia stata cosparsa di vernice rossa. Non devi spaventarti, però, se vedi uno spettacolo simile. Al contrario, goditi il panorama perché stai assistendo a un raro fenomeno astronomico, un'eclissi lunare totale. Ecco il Sole. Si trova al centro del nostro sistema solare. Mercurio, Venere, la Terra e la Luna. La Terra impiega 365 giorni per orbitare attorno al Sole. La Luna, invece, ruota attorno alla Terra e completa il suo giro in 27 giorni. La Terra crea una zona d'ombra e talvolta la Luna la attraversa. L'ombra è a forma di cono e si restringe gradualmente. La Luna si trova a 384.000 km di distanza, una lunghezza uguale a 9 volte l'equatore. A questa distanza la larghezza dell'ombra è circa 2,6 volte la larghezza della Luna. Quando la Luna si trova in questa zona, non viene raggiunta dalla luce solare. Insomma, non si dovrebbe vedere, invece diventa rossa. Questo perché i raggi del Sole attraversano l'atmosfera terrestre, si disperdono e la maggior parte della luce blu scompare. Ma i raggi rossi e arancioni vanno oltre, fino a colpire la superficie della Luna. Ed ecco il fenomeno noto come luna di sangue. A proposito, questa curvatura della luce si verifica al tramonto e all'alba. L'atmosfera disperde la luce blu e il cielo diventa rosso e arancione. Se ti trovassi sulla superficie della Luna durante un'eclissi lunare totale, il pianeta Terra sarebbe esattamente tra te e il Sole. Quindi osserveresti un'eclissi solare. Vedresti la superficie della Terra completamente oscura, la corona del Sole a illuminare i bordi del pianeta. La Terra vista dalla superficie della Luna ha quasi le stesse dimensioni della Luna vista dalla Terra. Le eclissi rosse di Luna sono rare perché devono concorrere diversi fattori. Uno di questi è che la Luna deve essere piena. Di solito ogni anno possiamo vedere due eclissi lunari totali. Nel 2038 però potrai vederne quattro. Le eclissi di questo tipo possono durare fino a 108 minuti, durata tuttavia rara. L'ultima volta che abbiamo osservato una luna di sangue così lunga è stata nel 2000.
Molti anni fa le persone non conoscevano così tante informazioni sul nostro satellite, quindi si spaventavano quando vedevano la luna rossa. Era presagio di guai. Chi era a conoscenza di quando si verificavano le eclissi poteva trarne vantaggio. Ad esempio, Cristoforo Colombo aveva un almanacco astronomico e sapeva quando si sarebbero verificate le eclissi lunari. Quando ha predetto la luna rossa ha spaventato gli abitanti delle isole caraibiche. C'era una volta la luna, una palla di lava rossa. Siamo parecchio indietro nel tempo, 4,5 miliardi di anni fa. Questo è il nostro sistema solare. È pieno di polvere e asteroidi che si scontrano continuamente, come in un biliardo spaziale. Questa è la Terra. Sta appena iniziando a raffreddarsi dopo aver subito un impatto costante di asteroidi e comete. Ma poi all'orizzonte appare Theia, un pianeta grande quanto Marte. Ha un'orbita caotica e si avvicina alla Terra muovendosi a spirale. La collisione era inevitabile ed è così che ha avuto luogo uno dei più grandi incidenti nel nostro sistema solare. Theia colpì la Terra ad angolo, provocando il distacco di parte della crosta terrestre e lanciandola nello spazio. La Terra, a sua volta, inglobò parte del pianeta che l'aveva speronata. I detriti della collisione hanno fatto il giro della Terra per molto tempo. Formavano una specie di anello, quasi come quello di Saturno. I detriti in orbita si sono scontrati e accumulati attorno a un baricentro comune. Ed è così che la Terra ha avuto la sua luna. C'è una teoria secondo cui questa collisione ha contribuito a formare la vita sul nostro pianeta. Theia ha colpito la Terra con un angolo perfetto. Se l'incidente fosse avvenuto frontalmente, entrambi i pianeti si sarebbero distrutti in una massiccia esplosione. Se l'impatto fosse stato tangente, non ci sarebbero stati abbastanza detriti nell'orbita terrestre per formare la Luna. Insomma, abbiamo avuto la carta vincente. La Luna ha stabilito la rotazione terrestre. La collisione ha frantumato la crosta solida del pianeta e ha permesso la formazione degli oceani. L'acqua è la base della vita. Quando i nuclei della Terra e di Theia si sono fusi, abbiamo ottenuto una potente magnetosfera che protegge gli organismi viventi dalle radiazioni solari. La Luna, insieme al Sole, controlla le maree. La sua gravità attira l'acqua dalla superficie terrestre. Il Sole fa la stessa cosa. Cioè, se immaginassimo la Terra come una palla d'acqua, ci sarebbero due montagne, una dalla parte della Luna e una dalla parte del Sole. E mentre la Luna si muove intorno alla Terra, questa montagna d'acqua si muove con essa. Se fossi in mare aperto con un metro a nastro, vedresti che la Luna attira l'acqua verso di sé di 10-15 centimetri. La Luna è in rotazione sincrona con la Terra, ecco perché ci mostra sempre un solo lato, come Mercurio e il Sole. Ma la Luna non è ferma. Si allontana gradualmente dal nostro pianeta di circa 4 centimetri all'anno. Non succederà rapidamente, ma in circa 600 milioni di anni si sarà ridotta così tanto nel nostro cielo che non saremo più in grado di vedere le eclissi lunari. Vedi questo cratere? È Tycho. Si vede quando la Luna è piena, grazie a questi raggi luminosi che si estendono per migliaia di chilometri dal suo epicentro. Tycho è il cratere più giovane della Luna. Gli scienziati affermano che si è formato a seguito di un impatto di un meteorite circa 109 milioni di anni fa. A quel tempo sul nostro pianeta c'erano i dinosauri, che potrebbero aver assistito all'impatto. Molto probabilmente è stato accompagnato da una grande esplosione, come degli enormi fuochi d'artificio. L'umanità ama esplorare la Luna. Ci sono state organizzate un sacco di missioni. Sulla superficie della Luna hanno messo piede un totale di 12 persone. La forza gravitazionale è 6 volte inferiore a quella terrestre lì. Quindi, se una persona media sul nostro pianeta pesa circa 80 kg, sulla superficie della Luna peserebbe solo 13 kg, come un cane di taglia media. Ecco perché gli astronauti si muovevano, saltavano e cadevano in modo così strano lì. Sulla superficie della Luna saresti 6 volte più forte. Qui sulla Terra una persona media può sollevare circa 60 kg, mentre sulla Luna potresti sollevare una moto o un grizzly. La superficie della Luna è ricoperta di regolite, la polvere lunare che copre il terreno solido. Questa polvere preserva molto bene le impronte. Ecco l'impronta più famosa, che ha dato vita a tante folli teorie. Questa invece è la scarpa che l'ha lasciata, ma la scarpa è completamente piatta. La spiegazione è facile. Per poter camminare sulla superficie lunare, gli astronauti indossavano stivali sopra le scarpe, che hanno esattamente il tipo di suola che ha lasciato questi segni. Oltre alle impronte, sulla Luna abbiamo lasciato un sacco di oggetti affascinanti. Rover lunari, una pallina da golf, bandiere e rifiuti. Ci sono anche molti satelliti rotti e parti di razzi.
In tutto ci sono circa 187.000 kg di oggetti fatti dall'uomo, pari al peso di 3 aerei passeggeri o 31 elefanti adulti. In futuro le missioni sulla Luna verranno riprese. Nuovi lander esploreranno la superficie del nostro satellite per trovarvi risorse naturali. La Luna è un ottimo posto per testare nuovi rover e poi verrà costruita una specie di stazione spaziale internazionale nell'orbita della Luna. Il Lunar Orbital Platform Gateway sarà una comoda piattaforma per esplorare il nostro satellite e lanciare veicoli spaziali nello spazio lontano. Partendo da lì, le navicelle non dovranno consumare quasi tutto il loro carburante per superare la forza di gravità terrestre. Quindi con questa stazione si risparmierebbero soldi e carburante. Gli scienziati sperano di estrarre l'acqua dalla superficie della Luna. È stato dimostrato che c'è ghiaccio per lo più sul fondo dei crateri, dove la luce del sole non arriva. Forse ci manderemo un rover per scavare qualche metro in superficie alla ricerca di acqua. L'umanità ha già la tecnologia per costruire una colonia sulla Luna. Ci vorrebbero 3 giorni per arrivarci. Abbiamo solo bisogno di portare lì abbastanza pannelli solari e materiali da costruzione. Sulla Luna non c'è atmosfera, quindi i potenziali abitanti lunari sarebbero indifesi contro le radiazioni solari. Dovremmo costruire case sotterranee per proteggerci. Con le moderne stampanti 3D sarebbe facile e veloce. Tuttavia, le scorte di cibo e acqua potrebbero essere garantite solo con forniture costanti dalla Terra. Lo stesso vale per l'ossigeno. Ogni lancio di razzi costa milioni di dollari, quindi per ora la colonizzazione della Luna è fuori discussione. La Luna potrebbe diventare anche un luogo spaziale turistico. Immagina, dalla Terra parte un'astronave. 3 giorni in viaggio e sei in orbita attorno alla Luna. Il modulo lunare si sgancia e atterri in superficie. Cavalchi il rover, esplori i crateri e poi torni al lander. I motori si avviano, il lander ti riporta in orbita. Attracchi con la nave e torni sulla Terra. Wow, suona grandioso come progetto di vacanza. Metti piede sulla superficie della Luna. È insolito. Qui ci si sente decisamente più leggeri ed è più facile camminare. Decidi di provare a saltare sul satellite naturale della Terra. E nonostante l'ingombrante tuta spaziale, voli letteralmente. Woohoo! Tuttavia continui a camminare quando senti qualcosa di strano. Il terreno sotto i tuoi piedi sta tremando. Sembra che sulla Luna sia appena iniziato un terremoto, ma è semplicemente impossibile. O forse no. Sorprendentemente, questa volta il vostro istinto non vi ha tradito. I terremoti lunari esistono. In effetti esistono 4 tipi di terremoti lunari abbastanza forti da essere rilevati a grande distanza. Ci sono terremoti lunari profondi che si verificano a più di 690 km sotto la superficie. Poi ci sono gli impatti di meteoriti. I terremoti termici si verificano quando la crosta ghiacciata della Luna si espande. Si verificano quando il sole del mattino illumina il satellite dopo una notte lunare di gelo profondo durata 2 settimane. E ci sono anche terremoti lunari poco profondi. Sono gli unici simili ai terremoti del nostro pianeta. I terremoti lunari poco profondi si verificano da 19 a 30 km sotto la superficie e sono i più potenti e pericolosi. Tra il 1972 e il 1977, la rete sismica Apollo ha registrato 28 terremoti lunari di questo tipo e alcuni di essi misuravano più di 5 gradi della scala Richter. Sulla Terra, un terremoto di questo tipo è abbastanza forte da rompere l'intonaco e spostare mobili pesanti. Inoltre, i terremoti lunari poco profondi sono molto duraturi rispetto ai terremoti. Una volta che si scatenano, possono continuare fino a 10 minuti. Un terremoto medio, invece, dura in genere dai 10 ai 30 secondi. Gli scienziati non sono ancora sicuri di quali siano le cause dei terremoti lunari poco profondi e nemmeno di dove si verifichino esattamente. Una delle teorie è che i terremoti lunari si verifichino sui bordi di grandi crateri relativamente giovani, che probabilmente cedono di tanto in tanto. È interessante notare che la Luna e la Terra non sono gli unici luoghi in cui si verificano terremoti. No, gli scienziati hanno registrato tremori, vibrazioni e scosse anche in altre regioni del nostro sistema solare. Prendiamo ad esempio Mercurio. Qualche anno fa, gli scienziati hanno scoperto che questo pianeta si stava restringendo, ed è per questo che sembra essere tettonicamente attivo. Oppure Venere, un rompicapo tettonico per gli esperti. Al momento Venere non ha placche tettoniche e potrebbe non averle mai avute. Ma la sua superficie presenta pieghe e faglie e sembra che possa averne. D'altra parte, queste caratteristiche potrebbero essere apparse a causa di altri processi, ad esempio l'attività vulcanica. Ma anche se non abbiamo osservato terremoti venusiani,
Gli scienziati ritengono di poterli rilevare, poiché le loro vibrazioni sembrano increspare la spessa atmosfera del pianeta. Ora, Marte. Sappiamo con certezza che questo pianeta è sismicamente attivo. Il lander della NASA ha posizionato un sismometro sulla superficie del pianeta rosso e nel 2019 è riuscito a misurare il primo martemoto. In seguito il lander ha continuato a registrare scosse, ma erano così deboli che se fossero avvenute sul nostro pianeta sarebbero state completamente coperte dal rumore di fondo degli oceani terrestri. Ma non è necessario che un corpo spaziale sia un pianeta a tutti gli effetti per avere una tettonica attiva. Prendiamo Plutone. Questo pianeta nano è geologicamente attivo al momento. Nel 2014 la sonda New Horizons della NASA stava attraversando il sistema di Plutone quando ha registrato complesse caratteristiche geologiche su questo pianeta nano. Gli scienziati hanno concluso che Plutone potrebbe avere dei terremoti, o dovrei chiamarli plutomoti, quando l'oceano di acqua liquida si congela e si scongela sotto la crosta ghiacciata del pianeta nano. Anche le lune di Giove, Europa e Io e quelle di Saturno, Titano ed Encelado sono geologicamente attive, nonostante le loro piccole dimensioni. Le loro caratteristiche vanno da vulcani e pennacchi d'acqua a potenziali oceani sotterranei. Scommetto che non conoscevate questi fatti interessanti sui terremoti che si verificano sul nostro pianeta. C'è un luogo sulla Terra in cui si verifica ben il 90% di tutti i terremoti. Si chiama Anello del Fuoco e si estende intorno all'Oceano Pacifico, dalla Nuova Zelanda fino al Sud America. A me sembra più un ferro di cavallo. In ogni caso, gli esperti sostengono che questi innumerevoli terremoti siano causati dall'abbondanza di vulcani in quella regione e dal costante movimento delle placche tettoniche. Ogni anno sulla Terra si verificano circa 500.000 di terremoti, ma molti di essi si verificano molto, molto in profondità nella crosta terrestre e solo un'apparecchiatura speciale è in grado di rilevarli. Noi percepiamo circa il 20% dei terremoti e solo 100 di essi causano danni. Il più grande terremoto registrato si è verificato in Cile nel maggio 1960. Fu di magnitudo 9,5 sulla scala Richter. Fu davvero devastante. Durante il terremoto, i sismografi rilevarono e registrarono onde sismiche che viaggiarono in tutto il mondo e scossero il pianeta per molti giorni. Il terremoto più potente avvenuto negli Stati Uniti è stato di 9,2 e si è verificato in Alaska. Tra l'altro, l'Alaska, insieme alla California, è lo stato più sismico degli Stati Uniti e una delle regioni più attive al mondo. Quasi ogni anno si verifica un terremoto di magnitudo 7. Un megaterremoto può accorciare la durata di un giorno per l'intero pianeta. La NASA sostiene che i terremoti veramente grandi possono spostare l'asse del nostro pianeta e, quindi, modificare la durata del giorno. Naturalmente non ve ne accorgerete perché questo cambiamento si misura in microsecondi e un microsecondo è un milionesimo di secondo. Gli scienziati ritengono che il terremoto di Sumatra di magnitudo 9,1 avvenuto nel 2004 abbia accorciato il giorno di 6,8 microsecondi. Nemmeno i migliori specialisti possono prevedere un terremoto. Questo soprattutto perché i meccanismi che innescano i terremoti si trovano in profondità nel sottosuolo. Oggi però si è imparato a capire con maggiore precisione quando un terremoto potrebbe verificarsi. I terremoti possono essere provocati da eruzioni vulcaniche o, ad esempio, dall'impatto di meteoriti. Ma la maggior parte di essi è causata dai movimenti delle placche tettoniche del nostro pianeta. La superficie terrestre è costituita da 15-20 placche tettoniche in continuo movimento. Quando si spostano, la pressione aumenta e questo può provocare la rottura della crosta nel nostro pianeta. San Francisco si sta muovendo verso Los Angeles proprio in questo momento. La velocità del suo movimento è di circa 5 cm all'anno. È la stessa velocità con cui crescono le vostre unghie. Sta accadendo perché i due lati della faglia di San Andreas, che è una faglia continentale che si estende per 1200 km attraverso la California, stanno scivolando l'uno verso l'altro. Quindi tra alcuni milioni di anni, Los Angeles e San Francisco saranno vicine di casa. Laghi, stagni e canali diventano leggermente più caldi e iniziano a puzzare prima di un terremoto. Questo accade perché i gas vengono rilasciati quando le placche tettoniche si spostano. La maggior parte degli animali avverte questi segnali e cambia il proprio comportamento. Per esempio, gli scienziati hanno notato la completa scomparsa dei rospi prima di un terremoto in Italia nel 2009, ma non appena il disastro naturale è terminato, sono tornati. Anche dopo la fine di un terremoto, potreste continuare a vedere l'acqua che si muove nella vostra piscina. Non c'è da preoccuparsi, si tratta di un fenomeno chiamato seiche. L'acqua può continuare a circolare per ore dopo la fine del terremoto. Per esempio, la piscina dell'Università dell'Arizona ha perso acqua a causa di una marea provocata da un terremoto in Messico, avvenuto a 1930 km di distanza.
il 27 febbraio 2010 si è verificato un forte terremoto in Cile. Il terremoto è stato di magnitudo 8,8 sulla scala Richter. Di conseguenza la crosta terrestre in quella regione si è lacerata in modo così drammatico che una città chiamata Concepción si è spostata di 3 metri verso ovest. Un altro terremoto ha fatto sì che la montagna più alta del mondo, l'Everest, si riducesse di 2,5 centimetri. È successo nel 2015, quando un terremoto di magnitudo 7,5 ha causato la riduzione delle dimensioni di diverse montagne himalayane. I giapponesi credevano che i terremoti fossero causati dal Namasu, un pesce gatto gigante che viveva sommerso nel fango sotto le isole giapponesi. Il pesce si agitava, causando l'attività sismica. Quanto agli antichi greci, erano certi che una potente divinità marina, Poseidone, producesse terremoti colpendo il suo tridente contro la terra quando era arrabbiato. Secondo la mitologia indù, 8 elefanti tengono in piedi la terra. Essi sono a loro volta in equilibrio sul dorso di una tartaruga gigantesca, che si regge sulle spine di un serpente ancora più grande. Ogni volta che uno di questi animali si muove, si verifica un terremoto. Immagina un mondo immobile e ghiacciato. È antico circa 4,5 miliardi di anni. È a malapena riscaldato dai raggi del sole e ricoperto da uno spesso strato di ghiaccio. Questo mondo è più piccolo della nostra Luna, ma un po' più grande di Plutone. Si chiama Europa, il sesto satellite di Giove e una delle lune più grandi del Sistema Solare. Ma la cosa più bella di questo posto lontano? Potrebbe ospitare la vita. Gli astronomi considerano Europa uno dei luoghi più promettenti del Sistema Solare per la ricerca di nuove forme di vita. Tutto perché ha un enorme oceano di acqua salata con una profondità fino a 160 km. Si è nascosto sotto uno strato di ghiaccio che si stima abbia uno spessore compreso tra 16 e 32 km. Ma è ancora potenzialmente abitabile. Gli astronomi affermano che pennacchi d'acqua fuoriescano dalle crepe nel guscio del ghiaccio e rilascino nello spazio il contenuto dell'oceano lunare. Ovviamente sarà difficile per qualsiasi missione in cerca di vita accedere a un ambiente così profondo. Il lato positivo è che gli scienziati hanno già alcune prove che ci sono pozze molto meno profonde che probabilmente si trovano molto più vicine alla superficie della Luna. Potrebbero trovarsi anche a meno di 2 chilometri sotto il ghiaccio. E questa notizia, prima di tutto, aumenta le probabilità di vita esistenti su Europa. E in secondo luogo, se è vero, può rendere più facile per le missioni future trovare queste forme di vita, se ce ne sono. È interessante notare che la nuova scoperta di queste pozze poco profonde è avvenuta per pura fortuna. Lo scienziato che guidava la ricerca vide per caso una presentazione del suo collega, uno scienziato planetario. Quello scienziato ha mostrato un'immagine di doppie creste sulla superficie di Europa. E Kohlberg ricordò di aver visto creste simili sulla Terra. Ma mentre tali formazioni sono rare sul nostro pianeta, sono molto più numerose su Europa. Diversi studi hanno suggerito che le creste sulla Luna di Giove potrebbero essere il risultato di un ciclo specifico, simile a quello sulla Terra. In questo ciclo l'acqua liquida si congela e poi si scongela all'interno di una calotta glaciale, che è un ambiente ad alta pressione. Ciò fa sì che si sposti verso l'alto più e più volte, creando una struttura a due punte. O almeno questo è ciò che accade sulla Terra. Se i processi su Europa sono simili, possono dimostrare la presenza di acque poco profonde sul satellite. Naturalmente la temperatura, la pressione e la chimica sono molto diverse su Europa. E gli scienziati non sanno ancora come si comporta il ghiaccio lì. Ecco perché non riescono a capire quanto siano profonde o grandi le sacche d'acqua o quanto tempo hanno bisogno per ricongelare. Ma ciò che è più o meno chiaro è che è molto probabile che tali ambienti sotto il ghiaccio su Europa siano protetti dalle dure radiazioni di Giove che colpiscono la superficie del satellite, il che a sua volta aumenta le possibilità di vita esistenti su Europa. Ora torniamo al fatto che l'oceano su Europa sembri essere salato. Strisce rosse sulla superficie del satellite potrebbero avere questo colore a causa del loro contenuto chimico. Probabilmente sono una miscela congelata di acqua e sali. Questo è abbastanza insolito perché una tale composizione non corrisponde a nessuna sostanza conosciuta qui sulla Terra. Per quanto riguarda le macchie gialle sulla superficie di Europa, queste potrebbero essere causate dalla presenza di cloruro di sodio, il buon vecchio sale da cucina. Gli scienziati hanno cercato di ricreare le condizioni su Europa in un laboratorio. Hanno scoperto che combinando acqua, sale da tavola, temperature gelide e alta pressione, potevano ottenere un nuovo tipo di cristallo solido. Questa sostanza potrebbe esistere sia sul fondo dell'oceano di Europa che sulla superficie della Luna. Ma oltre a queste informazioni, i ricercatori sono all'oscuro. Si spera di trovare le risposte ad alcune di queste domande intorno al 2030. In quel momento una missione chiamata Europa Clipper, che sarà lanciata dalla NASA, raggiungerà probabilmente Europa.
La missione lo sorvolerà da vicino e scoprirà se una qualsiasi forma di vita può esistere sulla Luna. JUICE, ossia Jupiter Icy Moons Explorer, visiterà Europa anche nei prossimi 2 anni. Ma Europa non è l'unico posto nel Sistema Solare che potrebbe ospitare la vita. Nel 2003, Mars Express, un veicolo spaziale lanciato dall'Agenzia Spaziale Europea, ha scoperto il metano nell'atmosfera di Marte. Sul nostro pianeta la maggior parte di questo gas nell'atmosfera è prodotta da esseri viventi, ad esempio dal bestiame che digerisce il cibo. Tuttavia, gli scienziati ritengono che il metano sia rimasto stabile nell'atmosfera marziana per circa 300 anni. E poi, nel 2006, il metano è quasi del tutto scomparso dal pianeta rosso. Ed è successo 600 volte più velocemente di quanto previsto dai modelli dei ricercatori. La domanda è: cosa o chi ha generato il gas e dove è andato? Un altro mistero marziano sono i microbi che potrebbero dormire sotto la superficie di Marte. Lì potrebbero essere stati protetti dalle forti radiazioni provenienti dallo spazio per milioni di anni. Gli scienziati hanno simulato le condizioni su Marte in un laboratorio per verificare se potesse essere vero. E sono rimasti stupiti nello scoprire che i batteri potrebbero facilmente sopravvivere in tali condizioni per 280 milioni di anni. Il che significa che se la vita esistesse su Marte, potremmo trovare le prove nel sottosuolo del pianeta perforando il suolo marziano. In questo momento non c'è acqua che scorre su Marte e le cellule o le spore si seccherebbero semplicemente. Inoltre la temperatura superficiale è simile a quella del ghiaccio secco. In altre parole, la superficie del pianeta è profondamente ghiacciata. Eppure potrebbero esserci 6 tipi di batteri e funghi che vivono sottoterra sul pianeta rosso. Il più probabile di loro è soprannominato Conan the Bacterium, a causa della sua natura resistente. Beh, immagino che il tempo ce lo dirà. Passiamo ora a Venere. Nel 2020 gli scienziati hanno annunciato che nella tossica atmosfera venusiana c'era qualcosa che poteva giustificare l'esistenza della vita. Sfortunatamente gli scienziati non avevano alcuna prova, poiché non c'era alcuna possibilità di raccogliere campioni di microbi o scattare foto. Ma hanno affermato di aver scoperto lì una sostanza chimica chiamata fosfina, ed è un grosso problema. Non è stata una chimica precedentemente sconosciuta a produrre questo gas, quindi potrebbe esserci una specie di vita microbica coinvolta nel processo. La fosfina è formata da 3 atomi di idrogeno e 1 atomo di fosforo. Questo gas è tossico per qualsiasi forma di vita terrestre che abbia bisogno di ossigeno, inclusi noi umani. Sul nostro pianeta la fosfina può essere trovata in luoghi privi o poco ossigenati, ad esempio paludi e acquitrini. Il gas è creato da complesse miscele di batteri che vivono lì. Può anche essere prodotto industrialmente. A pensarci bene, la fosfina non dovrebbe trovarsi del tutto nell'atmosfera di Venere. Questo gas ha bisogno di pressione e temperatura precise e tonnellate di idrogeno per formarsi. Non sarebbe così sorprendente trovarlo su Saturno o Giove, famosi giganti gassosi. Ma su Venere? Totalmente inaspettato. Non c'è modo che la fosfina possa essere prodotta naturalmente su questo pianeta. Piccole quantità possono essere create durante eruzioni vulcaniche, temporali, minerali esplosi in superficie o meteoriti che entrano nell'atmosfera di Venere. Ma non tanto quanto gli astronomi pensano di aver osservato. Ed ha insospettito gli scienziati, ma erano troppo felici della loro scoperta. Probabilmente pensavano che potesse esserci vita su Marte, ma anche se questo gas fosse stato creato da alcuni organismi misteriosi, dovremmo riuscire a capire come siano sopravvissuti su Venere. Sul nostro pianeta alcuni microbi possono prosperare in ambienti con un'acidità del 5%, ma non di più. Su Venere invece le nuvole sono quasi interamente costituite da acidi e più del 90% da acido solforico. L'atmosfera venusiana è anche 50 volte più secca del luogo più arido del nostro pianeta natale. E infatti nel 2022, grazie a telescopi migliori e a più alta risoluzione, si è concluso che non c'era fosfina nell'atmosfera di Venere. O anche se c'era, c'era una quantità molto piccola. Quindi dobbiamo cercare segni di vita più lontano dalla Terra. La NASA ha progetti incredibili per la Luna. Per esempio, il loro prossimo ambizioso programma lunare, Artemis 2. L'obiettivo è far atterrare sulla Luna astronauti, tra cui la prima donna e il primo uomo, entro il 2024. Artemis mira a costruire una presenza sostenibile sulla Luna. Si prevede di creare un gateway lunare, una sorta di stazione spaziale in orbita lunare, che servirà come punto di partenza per gli atterraggi lunari. E non dimentichiamo i fantastici lander lunari. Gli scienziati stanno sviluppando il potente razzo Space Launch System, che lancerà la navicella Orion con gli astronauti verso la Luna. Poi c'è lo Human Landing System, un elegante lander lunare che toccherà delicatamente la superficie della Luna, consentendo agli astronauti di esplorare e condurre sorprendenti esperimenti scientifici.
Questa volta la NASA non è sola. Collabora con partner internazionali, come l'Agenzia Spaziale Europea, per trasformare il sogno lunare in realtà. Ma tutti questi sogni meravigliosi potrebbero essere rovinati da qualcosa che all'inizio sembra super piccolo e insignificante. Immaginate questo. Non c'è atmosfera, non c'è aria da respirare e all'improvviso, all'alba e al tramonto, appaiono una misteriosa foschia e fasci di luce radiosi. È come se la Luna mettesse in scena uno spettacolo celeste. Ma questa bellezza ha un risvolto. Durante la missione Apollo 17 nel 19° anno, questo splendido spettacolo fece starnutire e lacrimare gli occhi a uno degli astronauti della NASA, Harrison Smith. Lo chiamò febbre da fieno lunare. Questa misteriosa febbre colpì tutti e 12 moonwalker. Dagli starnuti al naso chiuso, gli astronauti hanno accusato sintomi simili a quelli di un raffreddore. Ci sono voluti giorni prima che le reazioni svanissero. Questo evento ha portato a una scoperta sulla polvere lunare e sul suo lato oscuro. Quando gli scienziati hanno scoperto questi raggi, si sono rimboccati le maniche e hanno indagato sulle loro origini. Ed ecco cosa hanno scoperto. Queste bande luminose erano in realtà causate dalla luce solare che si insinuava attraverso strati di polvere lunare minuscola. La polvere era composta da piccole particelle e frammenti di vetro taglienti e si trovava ovunque. Si è inoltre scoperto che questa polvere lunare portava con sé una serie di problemi. Gli astronauti che si ritrovavano con la vista ridotta erano solo l'inizio. Il disturbatore si spinse oltre, danneggiando macchinari preziosi e causando malfunzionamenti elettronici. Ha persino avuto l'audacia di corrodere i componenti e di emanare un odore di polvere da sparo all'interno della navicella spaziale. Accidenti! Si attacca a tutto. Ricoprendo le superfici come una coperta dispettosa, può intasare le apparecchiature, penetrare in macchinari delicati e persino danneggiare le tute spaziali degli astronauti. Nel 1972 le cose si fecero di nuovo difficili. Gli astronauti dell'Apollo 17 affrontarono un incubo. Dopo appena 22 ore di cammino sulla superficie lunare, le loro tute spaziali subirono danni irreparabili. Sì, avete sentito bene, irreparabili. La polvere riduceva la mobilità degli astronauti, rendendo più difficile muoversi ed eseguire le passeggiate lunari con grazia. E per quanto si sforzassero di pulirla, si aggrappava, lasciando le tute spaziali in uno stato pietoso. Quindi, come si può vedere, pone alcune serie sfide per le future missioni lunari. Ma i nostri intrepidi scienziati non si arrendono. Per risolvere il problema devono capire come si forma la polvere lunare e perché è così appiccicosa. Hanno scoperto che tutto ha inizio con l'impatto dei meteoriti. Quando queste rocce spaziali si schiantano sulla Luna, generano una polvere sottile che riempie l'aria. A volte questi impatti causano anche la fusione di minerali, formando frammenti di vetro taglienti che si mescolano alla polvere. Un vero e proprio restyling della Luna. La polvere è anche piena di silicato, un materiale comunemente presente sui pianeti vulcanici. L'inalazione di silicato può causare gravi problemi polmonari ai minatori della Terra, quindi si può immaginare quali problemi possa causare sulla Luna. Uno studio recente ha scoperto che anche un misurino di polvere lunare replicata era abbastanza tossico da distruggere fino al 90% delle cellule polmonari e cerebrali esposte ad essa. Ma c'è di peggio. La bassa gravità sulla Luna permette a queste minuscole particelle di fluttuare molto più a lungo, penetrando più a fondo nei polmoni. Immaginate di respirare per mesi particelle 50 volte più piccole di un capello umano. È una ricetta per i guai. Sulla superficie lunare le cose sono un po' diverse rispetto a qui. Non ci sono temporali o forti raffiche di vento a spazzare via la polvere. Non c'è nemmeno l'atmosfera a proteggere la superficie. Quindi, senza le forze naturali di erosione del vento e dell'acqua, come avviene sulla Terra, queste particelle secche permangono in modo persistente. Inoltre, per rendere le cose più elettrizzanti, la Luna è costantemente investita dalle radiazioni del Sole. Questa esposizione conferisce alla polvere una carica elettrica. I venti solari creano particelle cariche positivamente e negativamente. Le particelle ronzano intorno, respingendosi l'una con l'altra e dando origine a quelle bande luminose di cui sono stati testimoni gli astronauti dell'Apollo 8. È come una festa in discoteca, però sulla Luna. L'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, ha riunito un team di esperti per studiare la polvere lunare. Stanno lavorando con polvere lunare simulata estratta da una regione vulcanica in Germania per capirne il comportamento e gli effetti. Gli ingegneri devono anche trovare un modo per proteggere i futuri astronauti e le attrezzature e vogliono creare tute spaziali che possano sopravvivere non a una, non a 10, ma a ben 100 attività extraveicolari sulla superficie lunare. È come trascorrere 8 ore là fuori esplorando e divertendosi. Inoltre, nel 2021, la NASA ha lanciato la Breakthrough Innovative and Game Changing Idea Challenge. Era aperta a studenti universitari intelligenti di tutto il mondo. Queste giovani menti si sono messe in testa di pensare e hanno scatenato un'ondata di soluzioni innovative. Per esempio, hanno proposto di utilizzare fibre speciali che conducano l'elettricità, ispirandosi al soffice pelo dei cincillà.
Proprio come i cincilla si mantengono liberi dalla polvere, queste fibre aiuterebbero a tenere a bada la polvere lunare. Un amico peloso che dà una mano non è adorabile? Un'altra idea brillante riguarda una spazzola caricata elettricamente e attivata dai raggi UV. È come una bacchetta magica che elimina la polvere con un colpo di spugna. Abracadabra, via la polvere lunare! E non dimentichiamo i tessuti ispirati a insetti intelligenti. Questi insetti hanno strutture che raccolgono il polline e respingono la polvere indesiderata. Così i nostri ingegnosi studenti hanno pensato, perché non imitarli? Hanno progettato un tessuto con proprietà simili, creando uno scudo contro le subdole particelle lunari. L'aspetto notevole di queste idee è che tutte utilizzano il potere della carica per combattere la polvere. La respingono abilmente dalle tute spaziali, mantenendole pulite e protette. E anche se tutte queste idee sembrano piuttosto fantastiche, gli scienziati della NASA hanno presentato una soluzione addirittura migliore, i nanotubi di carbonio. Sono un ottimo modo per rivoluzionare il tessuto delle tute spaziali. Cosa rende questi nanotubi di carbonio così speciali? Beh, possiedono alcuni incredibili superpoteri. Innanzitutto sono superconduttori, cioè possono trasportare elettricità come se niente fosse. È come avere un fulmine intrappolato in un tubo microscopico. Non solo, ma questi nanotubi di carbonio sono più resistenti delle meteore più dure. Hanno la forza di resistere al duro ambiente lunare, dove anche un granello di polvere può causare problemi. Immaginate di avere una tuta fatta di un materiale più resistente del mantello di Superman. Gli scienziati della NASA hanno quindi deciso di intrecciare questi straordinari nanotubi di carbonio nel tessuto della tuta spaziale. Gli elettrodi sono stati accuratamente integrati nello strato esterno del tessuto, rendendolo una forza da non sottovalutare. Ma come si fa a bandire la polvere lunare? Ecco che torna la scienza elettrizzante. Quando vengono attivati da una speciale corrente alternata, gli elettrodi creano potenti campi elettrici. Questi campi funzionano come magneti, respingendo le particelle di polvere cariche e non cariche dalla tuta spaziale. Immaginatevi una festa da ballo, dove le particelle di polvere sono gli ospiti non invitati e i campi elettrici sono i buttafuori che le scortano rapidamente fuori. Grazie a questa tecnologia, la polvere lunare non ha alcuna chance contro i nostri astronauti. Inoltre, il lato positivo è che il suolo lunare può essere usato per fare mattoni per i rifugi. Può anche aiutare a estrarre l'ossigeno per consentire agli astronauti di sopravvivere sulla Luna per lunghi periodi di tempo. Quando la vita ti dà limoni, fai una limonata, giusto? Facciamo quindi il tifo per il nostro Dream Team della NASA che si imbarca in questa epica missione lunare. Speriamo che le loro scoperte abbiano successo e che la prossima missione sulla Luna non sia un grosso problema. Restate sintonizzati! Indossa gli occhiali da sole perché stiamo partendo per Mercurio. Dalla superficie di questo pianeta, il Sole appare 3 volte più grande che dalla Terra e la luce è 11 volte più brillante. Un giorno su Mercurio dura ben 59 giorni terrestri. Un anno, invece, è lungo solo 88 giorni terrestri. Quindi, se vuoi sentirti centenario, dividi la tua età per 0,25 o moltiplicala per 4. In questo modo otterrai la tua età mercuriana approssimativa. Facile facile! E non dimentichiamoci della strana orbita di Mercurio. Per ogni 2 orbite intorno al Sole, gira 2 volte. Ciò significa che ogni emisfero ha un anno intero di luce seguito da una lunga notte. I fusi orari sarebbero un disastro su questo pianeta, per questo ci atteniamo all'ora media di Greenwich. Qualcuno ha dimenticato di portare fuori la spazzatura? Perché c'è odore di uova marce? Ah, scusa, è perché siamo su Venere. Il giorno di un pianeta è sostanzialmente il tempo che impiega per compiere un giro completo sul proprio asse. Ebbene, Venere se la prende comoda, molto più comoda della Terra. Un giorno su Venere dura ben 243 giorni terrestri, quasi 6.000 ore. Ed è qui che le cose si fanno complicate. Poiché le giornate su Venere sono così lunghe, usiamo la giornata terrestre come standard per tenere traccia del tempo lì. Ciò significa che c'è un solo fuso orario per tutto il pianeta. Comodo, no? Un anno su Venere è di circa 225 giorni, quindi quando sulla Terra festeggiavamo Capodanno 2000, su Venere scoccava l'anno 3251. Per tenere traccia del tempo su Venere possiamo usare l'anno locale, composto da 225 giorni terrestri, ma ogni 3 anni circa c'è un anno extra più corto, composto solo da 224 giorni. Non c'è bisogno di confondersi, però. D'altronde anche sulla Terra abbiamo gli anni bisestili, ma funzionano in modo un po' diverso. Siamo arrivati sul pianeta Terra. Woohoo! Quanti fusi orari ci sono sul nostro pianeta blu? Rullo di tamburi? 24! E lo sapevi che possiamo anche cambiare l'ora? Sì, in circa 80 paesi, soprattutto in Europa e in Nord America, esiste una cosa chiamata ora legale. Si tratta dello spostare gli orologi avanti di un'ora durante l'estate in modo da poter godere più a lungo della luce del sole. Ma attenzione, ogni paese ha le sue regole sull'ora legale, quindi assicurati di non ritrovarti a sonnecchiare quando dovresti lavorare. Inoltre, alcune regioni hanno fusi orari che differiscono dal tempo coordinato universale di mezz'ora o di un quarto d'ora.
riesci a immaginare che la Luna abbia un suo personale fuso orario? L'Agenzia Spaziale Europea ha annunciato che è giunto il momento che la Luna abbia il suo fuso orario sincronizzato. Con un numero sempre maggiore di paesi e aziende private che pianificano missioni verso il nostro satellite, è importante concordare tutti sulla sua misurazione del tempo. Al momento ogni missione parte secondo il tempo universale coordinato della Terra, il che va bene quando ci sono poche missioni contemporaneamente. Ma con decine di missioni lunari in programma nei prossimi anni, le cose si complicheranno. Abbiamo bisogno di un sistema per assicurarci che tutti siano coordinati, altrimenti ci ritroveremo con diverse navicelle spaziali non sincronizzate tra loro. E nessuno vuole creare caos nello spazio. La precisione dell'ora è importantissima per la comunicazione e la navigazione, quindi dobbiamo trovare un modo per assicurarci che tutti siano in sintonia. L'ESA non ha ancora deciso esattamente quale forma assumerà questo nuovo fuso orario lunare, ma ci sta lavorando. Dovrebbe esserci un'unica organizzazione responsabile dell'ora lunare o dovremmo lasciare che sia la Luna a stabilire la propria ora? E che dire di fusi orari diversi basati sulla posizione del Sole? Sono tutte domande che necessitano di una risposta. Un giorno su Marte non è molto diverso da un giorno sulla Terra. È composto da 24 ore, 39 minuti e 35 secondi. Un anno marziano corrisponde a 1,8 anni terrestri, il che significa che l'anno terrestre 2000 è scoccato nell'anno marziano 1063. Quasi dimenticavo, l'anno marziano ha 668 giorni locali. Abbiamo risolto il problema del calendario marziano, ma Marte avrà comunque bisogno di fusi orari locali. A causa della sua orbita allungata, la differenza tra le ore estive e quelle invernali è significativa. Su Marte ci sarà l'ora legale, quindi. Un anno su Giove dura quasi 12 anni terrestri. Sì, quanto una vita intera in anni canini. Oltretutto, ci sono 12 stagioni, ognuna lunga quasi quanto un anno terrestre. In compenso, un giorno su Giove dura solo 9 ore e 55 minuti. Inoltre, poiché Giove non ha una superficie solida, le nuvole si muovono a velocità diverse, quindi due stazioni atmosferiche libere di fluttuare potrebbero vivere giorni diversi. Ehi, se vivessimo su Giove avremmo bisogno di un'applicazione che tenga traccia di tutte queste cose. In ogni caso, se mai conquistassimo Giove, la maggior parte della popolazione continuerebbe a vivere sulle sue lune, perché l'atmosfera è troppo selvaggia. E senti questa, i periodi di rivoluzione delle lune sono collegati, quindi potremmo usare lo stesso sistema di conteggio dei giorni per tutte. Su Io possiamo avere due giorni gioviani standard in un giorno terrestre. Come risolviamo? Potremmo avere un minuto di 53 secondi e un'ora di 103 minuti. Oppure potremmo attenerci ai minuti e alle ore terrestri e avere un giorno di 21 ore e 13 minuti. Quanti anni hai? Io 200 giorni. E tu? Sembra strano per noi terrestri, ma gli abitanti di Saturno contano la loro età in giorni. Un anno su Saturno è lunghissimo. Più di 29 anni terrestri. I bambini avrebbero solo una frazione di anno, mentre i più anziani potrebbero arrivare a ben 3 anni. Quindi, per tenere traccia del tempo su Saturno, potremmo dividere un anno saturniano in 29 o 30 stagioni. Oh, piccola curiosità, Saturno non ha una superficie solida, solo nuvole che ruotano a velocità diverse. Ciò nonostante, potremmo comunque allestire delle belle stazioni di ricerca o dei palloni per l'estrazione dell'elio da far fluttuare lassù. Un anno uraniano dura ben 84 anni terrestri. Per semplificare le cose ci atterremo all'uso degli anni terrestri per i nostri calcoli, mentre gli anni uraniani potrebbero essere usati per occasioni speciali, come il compimento di un anno uraniano. Poiché Urano non ha una superficie solida, il periodo di rotazione è molto variabile. Solo le missioni scientifiche e le compagnie di estrazione dell'elio sono abbastanza coraggiose da avventurarsi nella sua atmosfera. E senti questa, ogni luna ha un proprio sistema di giorni e date. La maggior parte delle persone non festeggerà mai un anno nettuniano. Un anno su Nettuno è troppo lungo per noi umani. Ma non preoccuparti, tireremo fuori i coriandoli per le occasioni speciali, come quando saranno passati 2 anni interi da quando la prima astronave è arrivata su Nettuno. Per tutto il resto del tempo useremo gli anni terrestri. Plutone impiega ben 240 anni terrestri per orbitare intorno al Sole, un tempo troppo lungo per essere utilizzato come anno nella nostra vita quotidiana. Un giorno su Plutone dura quasi quanto una settimana sulla Terra. Quindi per tenere traccia del tempo lo divideremo in 6 giorni plutoniani standard, 3 di luce e 3 di buio. Ciò significa che un giorno standard su Plutone durerà poco più di un giorno terrestre. Ora, poiché l'asse di Plutone è super inclinato, usare i fusi orari sarebbe inutile, quindi useremo un solo fuso orario. Facile! Per quanto riguarda l'anno plutoniano standard, sarà quasi uguale all'anno terrestre, circa 343 giorni. Ma una volta ogni 10 anni aggiungeremo un giorno in più. Per ora è tutto! Ci vediamo su Plutone!
Encelado, la luna ghiacciata di Saturno, è uno dei luoghi più promettenti per cercare la vita al di fuori della Terra. Gli scienziati hanno appena individuato l'ultimo dei 6 ingredienti necessari per la sua formazione: il fosforo. Questo elemento rarissimo è stato scoperto in un oceano su Encelado. Questo raro elemento contribuisce a rendere fertile il terreno sulla Terra. Ma la concentrazione di questo minerale nei mari nascosti della lontana Luna potrebbe essere da 100 a 1000 volte superiore a quella degli oceani del nostro pianeta. Forse perché l'oceano di Encelado è ricco di carbonati, proprio come la soda. Ed è probabile che questa acqua gassata dissolva i fosfati presenti nelle rocce lunari. La nuova scoperta suggerisce inoltre che anche su altre lune ghiacciate di Saturno, come Titano, le acque potrebbero essere cariche di fosforo. Perché gli scienziati sono così entusiasti di questo minerale? I fosfati, composti che contengono fosforo, sono componenti fondamentali della vita sulla Terra. Il DNA, l'RNA e le membrane cellulari li contengono. Ma tra i 6 elementi necessari alla vita, ovvero carbonio, idrogeno, azoto, ossigeno, fosforo e zolfo, il fosforo è il meno comune. Nel 2004, la sonda spaziale Cassini si è addentrata nella polvere del secondo anello più esterno di Saturno, chiamato Anello E. Si tratta di grani di ghiaccio che Encelado espelle. Studiando questi grani di ghiaccio esaminati dal Cosmic Dust Analyzer di Cassini, i ricercatori hanno rilevato la presenza di fosforo. Encelado è la 6ª luna più grande di Saturno. In realtà non è molto grande, ha un diametro di soli 505 km. Questo rende il corpo spaziale abbastanza piccolo da poter entrare in Arizona. Dovremmo provarci qualche volta. È interessante notare che, quando la sonda spaziale Cassini è arrivata per la prima volta su Saturno, gli astronomi pensavano che Encelado sarebbe stata una palla di ghiaccio. Ma poi, sorpresa sorpresa, hanno individuato pennacchi di particelle ghiacciate e vapore acqueo che eruttavano da geyser sulla superficie della Luna. È diventato chiaro che c'era un oceano globale tra il nucleo roccioso della Luna e il suo guscio ghiacciato. Gli stessi ricercatori avevano precedentemente scoperto che sulla Luna di Saturno potevano trovarsi anche molecole organiche complesse. Prima gli scienziati pensavano che i fosfati potessero essere intrappolati nei nuclei rocciosi di Encelado e mondi simili. Per questo motivo, i lavori più recenti, che suggeriscono che i fosfati potrebbero essere abbondanti anche nell'oceano, sono stati una sorpresa. I ricercatori hanno esaminato 305 grani di ghiaccio provenienti dall'anello E di Saturno e hanno scoperto che 9 di essi contenevano fosfati. I risultati sono stati chiari e inequivocabili. Ed è molto importante perché qualche tempo fa si riteneva che la fosfina, un composto di idrogeno e fosforo, esistesse nelle nubi di Venere. Ma nessuno è riuscito a trovare prove a sostegno di questa teoria. Su Encelado, invece, non ci sono controversie e i fosfati esistono eccome. Gli astronomi considerano Europa uno dei luoghi più promettenti del Sistema Solare per la ricerca di nuove forme di vita. Tutto questo perché questa luna ha un enorme oceano di acqua salata con una profondità che va dai 60 ai 104 km. Sì, è nascosta sotto uno strato di ghiaccio che si stima sia spesso da 16 a 32 km, ma è ancora potenzialmente abitabile. Gli astronomi sostengono che i pennacchi d'acqua eruttano dalle crepe nel guscio di ghiaccio e rilasciano il contenuto dell'oceano lunare nello spazio. Naturalmente sarà difficile per qualsiasi missione alla ricerca di vita accedere a un ambiente così profondo. Il lato positivo è che gli scienziati hanno già le prove dell'esistenza di pozze molto meno profonde, che probabilmente si trovano molto più vicine alla superficie della Luna. Potrebbero trovarsi anche a meno di 2 km sotto il ghiaccio. Questa notizia ha due risvolti positivi. Innanzitutto, aumenta le probabilità di vita su Europa. In secondo luogo, se è vera, può rendere più facile per le missioni future trovare queste forme di vita, se ce ne sono. Poi c'è Titano, la luna più grande di Saturno. È più piccola e ha una gravità minore rispetto alla Terra, ma ci ricorda comunque il nostro pianeta. Come sulla Terra, nella sua atmosfera domina l'azoto. Titano è l'unico altro mondo del nostro sistema solare con laghi e fiumi. Questi corpi idrici sono composti da idrocarburi, metano ed etano. C'è anche un oceano d'acqua nel sottosuolo.
ma si trova molto in profondità e nessuno ha ancora capito se questo oceano entra in contatto con qualcosa in superficie. Se così fosse, potrebbe fornire carburante per la vita dopo essersi mescolato con la chimica complessa in superficie. Ma Encelado e altre lune ghiacciate non sono gli unici luoghi del Sistema Solare che potrebbero ospitare o hanno ospitato la vita. Nel 2003, Mars Express, una sonda lanciata dall'Agenzia Spaziale Europea, ha scoperto la presenza di metano nell'atmosfera di Marte. Sul nostro pianeta, la maggior parte di questo gas nell'atmosfera è prodotto da esseri viventi, ad esempio dal bestiame che digerisce il cibo ed emette, come dire, gas. Tuttavia, gli scienziati ritengono che il metano sia rimasto stabile nell'atmosfera marziana per circa 300 anni. Poi, nel 2006, il metano è scomparso quasi completamente dal pianeta rosso. Ed è successo 600 volte più velocemente di quanto previsto dai modelli dei ricercatori. La domanda è: cosa o chi ha generato il gas? E dove è andato a finire? Un altro mistero marziano riguarda i microbi che potrebbero dormire sotto la sua superficie. Lì potrebbero essere stati protetti dalle dure radiazioni provenienti dallo spazio per milioni di anni. Gli scienziati hanno simulato in laboratorio le condizioni di Marte per verificare se ciò potesse essere vero. E hanno scoperto con stupore che i batteri potevano facilmente sopravvivere in tali condizioni per 280 milioni di anni. Un tempo di conservazione molto lungo. Ciò significa che se la vita esistesse su Marte, potremmo trovarne le prove nel sottosuolo, perforando il suolo. Adesso non c'è acqua corrente su Marte e le cellule o le spore si seccherebbero. Inoltre, la temperatura della superficie è simile a quella del ghiaccio secco. In altre parole, è profondamente congelata. Lasciamo perdere. Tuttavia, potrebbero esserci 6 tipi di batteri e funghi che vivono nel sottosuolo del pianeta rosso. Il più probabile di essi è soprannominato Conan il batterio per la sua natura dura. Beh, credo che il tempo ci darà le risposte. In ogni caso, se non dovessimo trovare la vita al di fuori della Terra nel nostro sistema solare, potremmo probabilmente cercarla sugli esopianeti. Così vengono chiamati pianeti al di fuori del nostro sistema stellare. Alcuni di essi sembrano molto promettenti. L'esopianeta più vicino alla Terra è Proxima Centauri B. Si trova a soli 4,2 anni luce dalla Terra. Recentemente gli astronomi hanno scoperto che questo mondo potrebbe assomigliare alla Terra anche più di quanto si pensasse. È solo il 17% più massiccio del nostro pianeta. Orbita attorno a una stella più debole e meno massiccia del Sole. Proxima Centauri B si trova al centro della zona abitabile della stella. Ciò significa che è probabile che sul pianeta possa esistere acqua liquida e quindi vita. Sembra che l'esopianeta sia bloccato tidalmente con la sua stella madre. Uno dei suoi lati è sempre rivolto verso la stella, l'altro è sempre nell'oscurità. Gli scienziati non hanno ancora capito se il pianeta abbia un'atmosfera. Viaggia troppo vicino alla sua stella e completa un'orbita in 11 giorni terrestri. Le radiazioni della stella potrebbero allontanare l'aria del pianeta. In questo caso è improbabile che Proxima Centauri B abbia acqua liquida sulla sua superficie. Gliese 832C si trova a 16,2 anni luce dalla Terra. Nello schema cosmico delle cose è un tiro di schioppo. Questo esopianeta è 5 volte più massiccio della Terra e viaggia molto più vicino alla sua stella madre. Ecco perché un anno su questo pianeta dura appena 36 giorni. Ma poiché questa stella è una nana rossa molto più fredda e fioca del Sole, Gliese 832C riceve tanta luce e tanto calore quanto il nostro pianeta. Allo stesso tempo non è ancora chiaro se sia simile alla Terra. Probabilmente il pianeta ha un'atmosfera molto più spessa che crea un effetto serra in fuga. Questo fenomeno si verifica quando un pianeta assorbe dalla sua stella ospite più calore di quanto ne possa rilasciare nello spazio. Ciò significa che Gliese 832C è più probabile che assomigli a Venere caldo, piuttosto che alla Terra relativamente fredda. Beh, a me va bene così. Ah, che bella famiglia cosmica! Vi presento Marte, scommetto che l'avete già incontrato. Questi due piccoletti sono Phobos e Deimos, le sue piccole lune. Ma sembra che Marte non tratti i piccoli nel modo giusto. Si ritiene che Phobos e Deimos siano asteroidi catturati.
Tuttavia, Phobos si sta gradualmente avvicinando a Marte a causa della gravità e si prevede che alla fine sarà distrutto dalla gravità del pianeta entro i prossimi 30-50 milioni di anni. A quel punto io non ci sarò più. Immagino che questo porterà alla formazione di un anello di detriti intorno a Marte, simile agli anelli di Saturno. Tuttavia, questo processo è un fenomeno naturale e non un atto di distruzione da parte di Marte. A quanto pare, Phobos viene fatto a pezzi dalla folle forza gravitazionale del pianeta rosso. Ma aspettate, c'è di più. Phobos ha queste assurde scanalature parallele su tutta la sua superficie. Un tempo pensavamo che fossero dovute allo schianto di un asteroide, ma ora gli scienziati ritengono che in realtà siano dovute all'intensa gravità di Marte che sta smontando la Luna. Si tratta di un viaggio difficile. Gli scienziati hanno la folle idea che quando un piccolo uomo come Phobos si avvicina troppo a un grande uomo come Marte, inizia ad allungarsi verso di lui. La chiamano forza di marea. Si prevede che Phobos si allungherà a tal punto da spezzarsi. Pazzesco, vero? E i detriti della Luna formeranno un piccolo anello intorno a Marte, proprio come gli anelli di Saturno. In passato, alcuni pensavano che le strisce tigrate di Phobos fossero causate dalle forze di marea, ma la teoria è stata smontata perché la Luna è troppo soffice. Ma ora, questi geniali ricercatori hanno effettuato alcune simulazioni al computer e hanno scoperto che forse sotto tutta quella lanugine c'è un guscio duro che potrebbe creare dei solchi sulla superficie. Ma non preoccupatevi, alla velocità con cui Phobos sta andando, si schianterà su Marte tra circa 40 milioni di anni. Ma se le forze di marea lo stanno già facendo a pezzi, potrebbe anche non durare così a lungo. Tuttavia, avremo ancora la possibilità di saperne di più su Phobos. La NASA ha appena scelto 10 ricercatori rockstar provenienti da tutti gli Stati Uniti per unirsi al team di lavoro scientifico della missione Martian Moons Exploration, MMX, della JAXA. In qualità di scienziati partecipanti sostenuti dalla NASA, aiuteranno la JAXA a esplorare le due lune marziane, Phobos e Deimos. E sentite questa, hanno anche in programma di atterrare su Phobos e prelevare un campione di superficie. Il lancio della missione è previsto per il 2024 e noi potremo mettere le mani su quel campione nel 2029. 7 dei fortunati ricercatori utilizzeranno gli strumenti di volo MMX per condurre le loro ricerche. Phobos è davvero strano. È largo solo 27 km e orbita intorno a Marte a una distanza di 6.000 km, per essere precisi. È molto più vicino della Luna della Terra, che impiega ben 27 giorni per orbitare intorno a noi. Ma Phobos è in una spirale di morte verso Marte e sta lentamente precipitando verso la superficie del pianeta a un ritmo di 2 metri ogni 100 anni. Ma ci deve essere un motivo per cui Marte si comporta in modo così cattivo, giusto? E se fosse solo per semplice vendetta? Ok, immaginiamo questo. Marte si fa gli affari suoi, è caldo e acquoso come la giovane Terra, ha un bel campo magnetico che lo protegge dalle radiazioni cosmiche e mantiene la sua atmosfera bella densa. La vita è bella. Ma poi, almeno 20 asteroidi, ciascuno delle dimensioni di un piccolo paese, si abbattono su Marte come in una gigantesca partita di acchiappa la talpa. Uno di essi lascia persino un cratere largo quasi 3.000 km. Immaginate come deve sentirsi Marte con due asteroidi sulle sue lune dopo quello che altri asteroidi hanno fatto al pianeta rosso. Tutti questi impatti sono come un enorme pugno nello stomaco di Marte e il suo già debole campo magnetico viene messo fuori gioco. Il nucleo si surriscalda e non riesce a circolare correttamente, il che significa che non c'è più campo magnetico a proteggere il pianeta. È come se non indossaste nulla a una profondità pari a quella della fossa delle Marianne. Se fosse possibile, sareste indifesi e infreddoliti. In pratica è quello che è successo a Marte. Così ora il povero Marte è là fuori al freddo, senza protezione da tutti quei brutti raggi cosmici. È come uscire senza crema solare. Non è una buona idea. Ma almeno possiamo imparare dagli errori di Marte e assicurarci che la Terra non abbia lo stesso destino. Forse dovremmo iniziare a investire in un'assicurazione contro gli asteroidi. Ma credetemi, il pianeta rosso non è affatto cattivo. Anzi, è piuttosto amichevole. Mentre Marte sembra essere piuttosto duro per Phobos, c'è qualcosa che potrebbe prosperare con l'aiuto di Marte. Sentite questa. Un team di scienziati ha trovato un modo per coltivare il riso su Marte. Sì, avete capito bene. Hanno usato l'MMS, non il modo obsoleto di inviare immagini, ma un terreno speciale chiamato Mojave Mars Simulant.
si suppone che imiti il suolo marziano, ma c'è un problema. Il suolo marziano contiene sali di perclorato, che possono essere tossici per le piante. Il team ha quindi coltivato 3 tipi di riso, uno normale e 2 modificati geneticamente con mutazioni che li rendono più adatti a gestire stress come la siccità o la salinità. E indovinate un po', i ceppi mutanti sono stati in grado di radicare in un terreno con 1 grammo di perclorato per chilogrammo. Prendi questo, suolo marziano! Ma aspettate, il riso coltivato nell'MMS non si è rivelato altrettanto buono quanto quello coltivato nel normale terriccio. Il team ha quindi deciso di mescolare 1/4 di terriccio con il simulante marziano e, guarda un po', le piante hanno iniziato a svilupparsi meglio. Ora, questi scienziati non pensano solo a nutrire i marziani. Vogliono anche vedere se le loro scoperte possono aiutare a coltivare in luoghi della Terra con un'elevata salinità. E sentite questa. L'intero progetto è iniziato quando 2 ricercatori si sono incontrati per un caffè e hanno deciso di provare a coltivare le piante insieme. Non è bello? Sospetto che stiate per dire: «Ehi, ma se volete coltivare il riso su Marte, dovete spedire quantità folli di acqua dalla Terra, perché non è facile placare la sete di questa pianta». Avete ragione. Occorrono circa 1770 litri d'acqua per coltivare solo 0,5 chilo di riso. Ma indovinate un po', gli scienziati hanno appena fatto un annuncio rivoluzionario alla Lunar and Planetary Science Conference in Texas. Hanno trovato un ghiacciaio relitto vicino all'equatore di Marte. Proprio così, ghiaccio su Marte, anche vicino all'equatore. Questa è una notizia enorme e potrebbe significare che c'è ancora più ghiaccio appena sotto la superficie. Non si tratta di un ghiacciaio qualsiasi, ma di un ghiacciaio relitto che si stima sia lungo 6 km e largo fino a 4. È la dimensione di una piccola città. Ha tutte le caratteristiche di un ghiacciaio, compresi i campi di crepacci e le bande moreniche. Ma attenzione, non si tratta di ghiaccio, bensì di un deposito di sale che si è formato sopra il ghiacciaio, preservandone la forma. Come si è formato questo deposito di sale? È emerso che i materiali vulcanici che ricoprono la regione potrebbero avere qualcosa a che fare con questo fenomeno. Quando questi materiali entrano in contatto con acqua ghiacciata, si formano sali di solfato che si accumulano in uno strato crostoso e indurito. Nel corso del tempo, l'erosione ha rimosso i materiali vulcanici, esponendo i solfati e rivelando le caratteristiche uniche del ghiacciaio. Questo ghiacciaio è giovane, probabilmente del periodo geologico amazzonico. Ciò significa che Marte ha avuto ghiaccio in superficie in tempi recenti. Chissà quali altri segreti ghiacciati nasconde Marte, ma tenetevi forte, ci sono ancora altre ricerche da fare. Gli scienziati devono capire se sotto il deposito di sale si è ancora conservato del ghiaccio o è scomparso del tutto. E se c'è ancora ghiaccio a basse profondità vicino all'equatore, questo potrebbe avere importanti implicazioni per l'esplorazione umana. Immaginate di poter estrarre l'acqua dal suolo in un luogo più caldo. Sarebbe una svolta epocale. Vediamo cos'altro scoprono questi scienziati sul nostro vicino rosso preferito. Forse un giorno potremo anche visitare di persona la statua del ghiacciaio salato. Alla prossima! Sai che tutto è iniziato 13,8 miliardi di anni fa con il Big Bang? Bam! No, aspetta, posso fare di meglio. Beh, lasciamo perdere. Da allora l'universo si espande costantemente. All'inizio era tutto fatto di gas, principalmente elio e idrogeno. Per miliardi di anni quel gas si è espanso e raffreddato. Nel frattempo si sono formate galassie, stelle e altre misteriose entità spaziali che tentiamo di esplorare oggi a causa delle forze gravitazionali. E in quel caos, circa 4,6 miliardi di anni fa, è nata anche la nostra magnifica Terra. Tutto è iniziato come un disco di gas e polvere che orbitava intorno al giovane Sole, proprio come per il resto dei pianeti del Sistema Solare. Quel disco era composto da particelle di polvere di diverse dimensioni e gas. Ruotavano attorno al Sole a velocità diverse e su orbite instabili e imprevedibili. Si scontravano continuamente l'uno con l'altro. Quelle particelle si sono poi evolute da piccolissimi grani di polvere a massi, fino a trasformarsi in oggetti più grandi chiamati planetesimi, con un diametro che variava da pochi chilometri a centinaia.
E quei planetesimi, che orbitavano intorno al Sole all'interno del disco, avevano una forza gravitazionale così forte da attirare altri oggetti fuori dalle loro orbite e farli collidere con essi. Poiché continuavano a colpirsi incessantemente, diventavano sempre più grandi, fino a raggiungere un diametro di migliaia di chilometri, quasi come le dimensioni di Marte e della Luna. Sappiamo queste cose grazie ai meteoriti, che provengono da diversi luoghi in tutto il Sistema Solare e portano sulla Terra materiali di ogni genere, offrendoci cose affascinanti da studiare sul Sistema Solare e come si è formato. Quei materiali includono minuscole particelle di polvere e roccia che hanno attraversato il caos, sopravvivendo ai tempi difficili prima che i pianeti fossero creati. Le meteoriti hanno anche portato frammenti di asteroidi e planetesimi rimasti dopo la formazione dei pianeti. Mentre quegli oggetti si stavano formando, alcuni elementi radioattivi sono rimasti intrappolati nei minerali che, ancora una volta, ne facevano parte. Ecco come gli scienziati sono riusciti a determinarne l'età. Ma la fase finale della formazione della Terra e, in generale, del Sistema Solare potrebbe aver richiesto più tempo, forse addirittura fino a 100 milioni di anni in più. È stato allora che si è verificato l'ultimo enorme impatto e la Terra ha finalmente raggiunto le sue dimensioni odierne. Quello che è realmente accaduto è che ha colpito un altro oggetto grande quasi quanto Marte. Quella collisione fu così forte che l'impatto produsse abbastanza energia da vaporizzare parte del metallo e della roccia, sia della Terra che dell'oggetto delle dimensioni di Marte. E quel vapore creò un disco che circondò il nostro pianeta. Quel disco poi si raffreddò e consolidò, ed è in quel momento che abbiamo ottenuto la Luna. La nostra Luna è risultata dai detriti dell'impatto, una combinazione di gas caldo e roccia fusa. Esistono però altre teorie su come si sia formata. La teoria della fissione sostiene che si sia staccata dalla Terra. La teoria della cattura che si è formata da qualche altra parte del nostro sistema solare e, a un certo punto, mentre girovagava, si è avvicinata così tanto alla Terra da finire catturata dalla sua gravità. Gli appassionati della terza teoria, quella della coformazione, credono che la Luna e la Terra si siano formate nello stesso momento e dallo stesso disco protoplanetario. Prima che si formasse la Luna, la Terra era un luogo diverso. Se potessi passare un solo giorno sulla Terra senza Luna, la prima cosa che ti sorprenderebbe sarebbero i giorni e le notti. Non sarebbero stabili come oggi, perché è la Luna a mantenere stabile l'asse della Terra. I giorni erano più corti. La Terra ruotava molto più velocemente. La forza gravitazionale della Luna, infatti, ha rallentato la rotazione del nostro pianeta, il che significa che i giorni si sono allungati. La rotazione della Terra sta rallentando nel tempo, ma molto lentamente. Alcune previsioni dicono che, tra un miliardo di anni, un giorno durerà tra le 25 e le 31 ore. Se 24 ore non sono sufficienti per te, aspetta un miliardo di anni. Ma sì, se sei il tipo di persona a cui piace fare con calma, all'epoca avresti fatto tutto di corsa. Sebbene non ci fossero molte cose da fare per riempire il tempo, oltre a navigare sulla lava bollente, raccogliere rocce o sperare di non essere colpito in testa da qualche meteorite. Non solo la Terra era molto probabilmente una palla bollente di lava, ma il suo paesaggio era anche roccioso e sterile. Anche la Luna, nelle sue prime fasi, era estremamente calda. Probabilmente era una specie di mondo parzialmente fuso che pendeva a caso sopra il nostro pianeta. Ma, se avessi avuto abbastanza pazienza, forse avresti visto qualcosa di fantastico. L'acqua che arriva sul pianeta per la prima volta. Ci fu una pioggia di meteore infuocate che caddero dal cielo colpendo la nostra giovane Terra. Potrebbe essere sembrato devastante all'inizio, ma alcuni di quei detriti probabilmente contenevano acqua. Molti ritengono che gli asteroidi e le comete che hanno urtato il nostro pianeta ne portassero piccole quantità. Ma, considerando che quella pioggia di meteoriti è durata più di 20 milioni di anni e forse addirittura fino a 200 milioni, non è insolito pensare che dopo un po' l'acqua si sia raccolta in pozzanghere sulla superficie. Man mano che l'acqua evaporava all'interno dell'atmosfera, ricadeva formando laghi, fiumi, mari e infine oceani. Solo a quel punto si è creata la possibilità che qualche forma di vita primitiva potesse evolvere in futuro.
la Terra iniziò la sua transizione da calda sfera di magma al mondo che conosciamo oggi. Prima sarebbe stato troppo difficile per la vita esistere. Anche se fosse successo in qualche modo, tutte quelle collisioni di meteoriti e asteroidi l'avrebbero probabilmente distrutta. Inoltre, non saremmo stati in grado di sopravvivere senza una bombola d'ossigeno. La Terra aveva un'atmosfera, ma non come quella di oggi. Gli scienziati credono che fosse composta da vapore acqueo, metano, ammoniaca e altri gas rilasciati dall'attività vulcanica. In pratica era troppo tossica, poiché c'erano eruzioni tutto il tempo. E le temperature erano molto più alte, quindi vivere in quelle prime fasi della Terra non sarebbe stata un'esperienza piacevole. Potrebbe però esserci stata una forma di vita in quel periodo. Nelle sue fasi iniziali, quando tutto era così caotico, la Terra non era coperta da oceani, alberi o splendidi paesaggi, ma da magma fuso. Le prime forme di vita che conosciamo sono però fossili di microorganismi trovati nei condotti idrotermali. Si pensa che siano vecchi di 3,4 miliardi di anni. E gli scienziati suppongono che il momento in cui la vita potrebbe essere apparsa sulla Terra potrebbe risalire a circa 4,2 miliardi di anni fa. Con la giusta attrezzatura avremmo potuto persino vedere organismi unicellulari come i batteri sul pianeta, anche prima che ci fosse la Luna. La forza di gravità della Luna sulla Terra crea le maree, il che significa che probabilmente ha contribuito a mescolare e a far circolare l'acqua negli oceani, forse addirittura a plasmarli. Senza la Luna le maree sarebbero molto più piccole, perché è la sua forza di gravità che provoca il loro innalzamento e abbassamento. La Luna influisce anche sulla vita nell'oceano. Nel corso del tempo, gli animali si sono modificati e adattati ai cambiamenti dei livelli dell'acqua causati dalla gravità della Luna. Persino il solo chiaro di Luna ha un grande effetto sulle creature marine. Ad esempio, i coralli utilizzano il ciclo lunare per rilasciare le uova contemporaneamente e con correnti più forti per aiutare a trasportarle. Le tartarughe marine usano la luce della Luna riflessa sull'acqua per spostarsi dai loro nidi all'oceano. Chissà quale direzione avrebbe preso la vita sulla Terra se, in un certo momento, miliardi di anni fa, non avessimo avuto la nostra amica Luna a seguirci lungo il cammino. Marte ha due lune. Lo sapevi? Phobos e Deimos. Al di là della loro sagoma un po' bizzarra, questi due satelliti non hanno nulla di particolare. O quasi. Non tanto tempo fa, gli astronomi hanno notato qualcosa di strano sulla superficie di Phobos e ancora non hanno trovato una spiegazione. Di che cosa si tratta? E cosa può dirci di nuovo questa scoperta sulla storia del Sistema Solare? Vediamo. L'astronomo americano Asaph Hall scoprì Phobos e Deimos nel lontano 1877. Forse avrai notato che i pianeti del Sistema Solare hanno i nomi di divinità greco-romane. Marte, in greco Ares, era il dio della guerra. Per questo motivo i satelliti naturali del pianeta rosso hanno ricevuto i nomi dei figli di Ares, Phobos e Deimos. Due parole che in greco significano reggiti forte, paura e terrore. Nel 1971 la sonda NASA Mariner 9 scattò le loro prime fotografie. Si vide subito che queste due lune non somigliavano alla nostra. La loro forma e le loro orbite sono stravaganti. Anzitutto, non esistono altri satelliti naturali nel Sistema Solare così tanto vicini al loro pianeta. Beh, d'altronde sono i suoi figli. Eppure, malgrado siano così vicini a Marte, dalla superficie del pianeta rosso sarebbe molto difficile vederli. Questo perché la curvatura di Marte nasconderebbe alla vista sia Phobos che Deimos. Trovandosi all'altezza dell'equatore marziano, Phobos apparirebbe ai tuoi occhi come un piccolo asteroide e Deimos come una stella lontana. In effetti, queste due lune sono minuscole in confronto alla nostra. Sono le più piccole e meno luminose di tutto il Sistema Solare. Il che è ironico se pensiamo ai loro due altisonanti nomi. Comunque non sembra che questi due satelliti siano così tanto interessanti per la scienza. E invece lo sono e come? Gli astronomi possono ricostruire tutta la storia del cosmo basandosi sulle tracce rinvenute sui vari corpi celesti. Ammaccature, crateri, fenditure ci raccontano storie antiche di miliardi di anni. A lungo gli scienziati hanno creduto che, come le divinità di cui portano il nome, Phobos e Deimos fossero gemelli. Poi però la sonda NASA Viking ha scattato nuove foto che mostravano una sostanziale differenza tra le due lune. La superficie di Phobos è ricoperta da grossi solchi. Una serie di lunghissimi solchi che si estendono da un capo all'altro del satellite. Al che starai pensando, ok, e allora? Su tutti i corpi celesti ci sono segni del genere.
Beh, sì, fossi, crateri e spaccature sono comuni su tutti i satelliti naturali. Ma nessuno ne ha così tanti come il piccolo Phobos, letteralmente ricoperto di solchi, peraltro davvero enormi. Lunghi fino a 20 km e larghi quasi 200 metri. Ma non solo, alcuni solchi sembrano intersecarsi tra di loro. Il che significa che su Phobos sono accaduti numerosi, violenti cataclismi. Ma che cosa ha provocato quei segni? Gli astronomi non lo sanno ancora con certezza, ma hanno formulato diverse teorie, alcune delle quali ci raccontano non solo il passato di Phobos, ma anche il suo futuro. Teoria numero 1. L'impatto di un asteroide. Su Phobos c'è un grosso cratere, largo quasi 9 km e denominato Angeline Stickney, in onore della moglie di Asa Paul, lo scienziato che per primo scoprì le due lune marziane. Romantico. Insomma, la prima teoria è semplice. Tanto tempo fa, un altro corpo celeste si è scontrato con Phobos. L'impatto si è lasciato dietro non solo quell'enorme cratere, ma anche i numerosi solchi che ricoprono la superficie del satellite. Sembra logico detta così, ma la teoria non sembra del tutto accettabile. Per prima cosa, gli astronomi hanno capito che i solchi non provengono dal cratere, ma si sono formati separatamente, tutti intorno. La collisione non c'entra. Tra l'altro, perché certi solchi si incrociano tra loro? Sarà tutta una strana coincidenza? La verità deve essere un'altra. Teoria numero 2. I detriti cosmici. Teoria che parte simile alla precedente, ma non lo è. Anzitutto ci dice che i solchi non sono una diretta conseguenza di un impatto. Piuttosto ipotizza il seguente scenario. Qualcosa si è scontrato con Phobos e l'impatto ha creato miriadi di detriti rocciosi. Alcuni sono andati alla deriva nello spazio, altri, molto più piccoli, sono ricaduti sopra Phobos. Toccando la superficie del satellite da diverse angolazioni, alcuni detriti si sono schiantati, altri sono rimbalzati via. La gravità di Phobos è molto debole ed è difficile che riesca a trattenere qualcosa. I detriti finirono così per fare avanti e indietro dalla superficie del satellite per chissà quanti anni. La teoria spiega così anche le intersezioni tra i solchi. Tutto causato dalle rocce che continuavano a cadere e rimbalzare. Sembra convincente, ma anche stavolta c'è un problema. Non c'è traccia di tutto questo su Marte o sulle sue lune. Quei detriti dovrebbero trovarsi ancora lì in orbita, presi dalla gravità di Marte, oppure fermi sulla superficie di Phobos. In parole povere, la teoria non è supportata da evidenze materiali. E se una teoria non trova prove fisiche a supporto, la scienza tende a scartarla rapidamente. Le ricerche degli astronomi quindi sono andate avanti. Forse i solchi non hanno nulla a che fare col cratere Stickney. Forse sono stati causati da qualcosa di molto diverso e molto più potente. Forse proprio da Marte? Teoria numero 3. È stato Marte. Per molto tempo la scienza ha ritenuto che Phobos e Deimos fossero due diversi pezzi di Marte, che col tempo si sono staccati e sono diventati i suoi satelliti, proprio come la nostra Luna. Ma se non fosse così? Gli studi della NASA tramite il Mars Global Surveyor mostrano che Phobos e Deimos hanno una composizione simile a quella di meteoriti e asteroidi. Quindi forse entrambi erano proprio asteroidi. D'altronde, a metà strada tra Marte e Giove c'è la cintura degli asteroidi. Vista anche la forma e dimensione di Phobos e Deimos, si è fatta strada l'ipotesi che entrambi gli oggetti fossero asteroidi, andati alla deriva dalla loro cintura e catturati dalla gravità di Marte. Un fenomeno noto come inserimento orbitale. Però è strano, l'inserimento orbitale non è raro, è vero. Ma se così fosse, Phobos e Deimos sarebbero in orbita intorno a Marte da miliardi di anni, eppure la loro orbita è rimasta invariata. Inoltre, l'atmosfera di Marte è molto rarefatta, quindi il pianeta non ha sufficiente forza per catturare oggetti nella sua orbita. In teoria, le due lune si sarebbero separate da Marte col tempo, e invece sono ancora lì, come bloccate, mentre Marte le sta gradualmente distruggendo. Già, ecco il colpo di scena. Marte, secondo questa ipotesi, è un vero cattivone. Studiando il passato abbiamo capito come andrà a finire il suo crimine. Quei misteriosi solchi potrebbero essere il risultato delle forze di marea tra Marte e Phobos. Succede anche tra la Terra e la Luna. È un effetto della gravità reciproca tra due corpi. Ma Phobos è così vicino a Marte da subire un effetto gravitazionale molto più forte. In breve, la gravità di Marte sta gradualmente disintegrando Phobos. Ogni 100 anni il satellite si avvicina di circa 2 cm a Marte, rimpicciolendosi inoltre di circa 2 metri, diventando sempre più fragile e debole. Più Phobos rimpicciolisce, più le forze di marea finiranno per creare solchi e graffi sulla sua superficie. Nel giro di 30-50 milioni di anni, Phobos si schianterà sulla superficie di Marte o si disintegrerà in mille pezzi, creando in quest'ultimo caso degli anelli intorno a Marte come quelli di Saturno.
Ecco perché Phobos è detto la luna marziana condannata dalla NASA. Comunque sono solo teorie, ma anche la storia di Phobos ci dà un'idea di quanto l'universo sia sempre dinamico. Più cose scopriremo sui corpi celesti, più capiremo le origini e i segreti non solo dei pianeti a noi vicini, ma di tutto il sistema solare. Se un giorno finiremo davvero per colonizzare Marte, capire le sue due lune ci sarà di grande aiuto. Forse la prossima missione, la MMX, rivelerà nuove entusiasmanti scoperte su Marte e sulle sue due piccole lune.